Se il tuo destino, la tua missione è combattere, non ti deve neanche porre il problema vincerò o non vincerò, devi combattere, punto e pari, combattere l'ingiustizia. Sono entrato in carcere che avevo 18 anni, esco che ne ho 30, con la consapevolezza che avrò 20 anni in tutta la vita. Sono fuori, sono semilibero. La primavera saluzzese è da poco sbocciata. La mia è alle spalle fiorita in tante celle di cui non potrò mai dimenticare i graffiti sui muri, i fiori di ogni galera. Il cinguettio dei ferri sulle grate, il tintineo delle chiavi, il profumo delle muffe e dei disinfettanti. E non dimenticherò gli uomini che ho incontrato, le loro storie, le storie che ho vissuto e che qui ho solo in parte trascritto. Passeggio per la Saluzzo Vecchia e poi mi dirigo alla bella casa di Francesco e Silvia, che per così tanti anni sono stati miei corrispondenti epistolari, supportando logisticamente mia madre e mia moglie. Ogni volta che venivano a trovarmi, una scena da loro, che è una scena che può ricordare una scena di 30 anni fa. Io ricordo anche il colore della tovaglia, dei tovaglioli, perché quella fu la prima scena senza sbarra da finestre dopo 11 anni. Francesco mi ha anche procurato un motorino, un appartamento già mesi prima che io uscissi, un appartamento che nel giro di un mese trasforma in covo. Da Milano tutti i weekend amici e camerati vengono a trovarmi, tavolate anche da 20 persone in casa e nelle trattorie del circondario. E Marco, della Bottega del Fantastico, è il più assiduo. Non passano che pochi mesi ed è aperta la tipografia, rilanciata la casa editrice Barbarossa, fondata la rivista Orion, che uscirà tutti i mesi per ben 23 anni. Dal 1984 al 2007, determinando una sorta di cortocircuito politico-culturale nella cosiddetta destra radicale, influenzando e tonificando nuove progettualità nei nascenti movimenti giovanili. A Saluzzo ci resto per 6 anni, fino all'esaurimento della pena, prima in semilibertà e poi in condizionale. Infine rientro a Milano. Di tutta questa avventura preservo una stupenda decorazione non visibile agli occhi, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. È così. Thank you.
io, come tutti quelli della mia generazione, io ho 65 anni, quindi muovo a cavallo i primi passi nel politico, li muovo alla fine degli anni 60, tra il 69 e il 70, più che altro il 70, in cui entro in gioco. All'inizio è sempre qualche cosa di non codificabile che ti muove, è qualche cosa che ti ha colpito, qualche cosa che ti affascina, ma di cui non hai ben chiara la percezione. Tutti quelli che sostengono di aver aderito a quella che è un'ideologia, che come io dico sempre è una maschera, ho poi imparato a capire che è una maschera mortuaria delle idee, cioè il mondo delle idee è una cosa, l'ideologia è una codificazione che quindi mette dei paletti ed è una maschera mortuaria rispetto all'idea. All'inizio, come ti dicevo, è qualche cosa di non codificabile, qualche cosa che ti affascina, qualche cosa che ti ha colpito, qualche volta succede che lo sei per tradizione perché assorbi di più nell'ambito familiare una tradizione, tra virgolette, cioè la tua famiglia è di un certo tipo, anche se abbiamo visto, soprattutto alla fine degli anni 60, molti di quelli che hanno fatto il cosiddetto 68 in Italia, poi invece in realtà il 69, il 68 l'abbiamo avuto in Francia, il 67 in America, il 68 in Francia, il 69 poi è rimbalzato in Italia, avevano famiglie fasciste, partendo dal presupposto che più o meno nel ventennio erano tutti fascisti, negli anni 60 quantomeno c'era il papà o il nonno che era stato fascista, e non è pensabile che non ci fosse uno in famiglia che non parlasse bene, ma poi c'è stata una rottura generazionale, molti di questi sono arrivati a praticare ideologie di sinistra rompendo anche con quello che era la tradizione familiare, però capita anche che ci sono quelli che aderiscono perché un qualche cosa li ha colpiti, qualche cosa che li ha affascinati. Così è stato per me, io, poi ognuno ha la sua storia personale, io ho avuto un'infanzia molto difficile, cioè la mia famiglia si è sfasciata molto presto, avevo 3 anni, quindi ho rimbalzato tra colonie, collegi di correzione, e quando sono uscito ce l'avevo col mondo, ho cercato i più cattivi, perché secondo me, infatti, i primi tempi ho bazzicato un po' di ambienti. Nel giro di poche settimane vedevo a Milano, questa Milano che era in ebollizione, anarchici, poi mi sono sembrati, i fascisti mi sono sembrati più cattivi, più determinati, e poi i più isolati, quelli che avevano un po' contro tutti, quello che mi ha attirato, perché come tradizione familiare non ce n'è. Avevamo contro tutto il sistema della stampa, della saggistica e via discorrendo, e questo cosa determinava? Un modo di vivere, cioè noi non avevamo la convinzione di un domani, poi è uscita quella bella canzone domani ci appartiene eccetera, ma noi non eravamo convinti di sopravvivere, ma non l'avevamo come angoscia. Alla sera io con la macchina facevo fatica, poi alla sera, alla notte o la mattina più che delle volte a tornare a casa, perché accompagnavi a casa uno, poi ci facevi due chiacchiere, poi andavi a accompagnare l'altro, poi si arrivava alle 5, non ci si voleva lasciare, c'era quasi i piccoli gruppi, le piccole comunità, io quasi tutte le sere accompagnavo a casa di Cesare Ferri, tanto per fare un nome non noto, e poi stavamo sotto casa sua a parlare di massimi sistemi, ma perché no, c'era più che altro, poi pensandoci col senno di dopo, una non convinzione di un domani, ma lo vivevamo allegramente, con sole, non con angoscia, una volta, quindi c'era proprio a in San Barbara, quelli che la frequentavano, una volontà di non distaccarsi, cioè di stare assieme, di vivere assieme, di condividere questa situazione enorme, cioè perché avevi la... Cioè, allora esisteva l'Unione Sovietica, esisteva in Italia era quello che era, cioè era rossa, non era un puntino nero lì e c'era tutto il mondo contro. E quindi c'era questo modo di vivere scanzonato, allegro, strafottente, quindi poi andavi anche agli eccessi perché non te ne fregava niente di rompere lo schema, quindi arrivava lì il balordo, arrivava il nome di spicco della malavita, ti relazionavi con lui, lui ti dava la pistola, tu gli procuravi il documento, ci facevi la cosa sempre, perché eri comunque fuori legge, reietto, odiato da tutti, e quelli che poi non sono finiti in galera o se non sono riusciti a trovare una scappatoia dal lavoro, rifiutati dal mondo, hanno seguito la strada che lui diceva di
Rodolfo Crovacce, detto Mamma Rosa. Detto Mamma Rosa, gli hanno stato fatto questa cosa qui perché aveva una voce stupenda, di origine meridionale pugliese, cantava il blues in una maniera che un giorno uno gli ha affibbiato questo soprannome. Prevalentemente una narrazione sullo spirito del cameratismo. Cameratismo è una camerata che tra l'altro è un bel termine, perché se è vero che bello è compagni, che vuol dire sostanzialmente quello con cui divide il pane, indubbiamente etimologicamente è una bella definizione, però camerata è quello con cui tu dividi la camera, la camerata, e quindi è quello anche che ti veglia quando tu dormi, per dire, quando tu sei nel momento più vulnerabile, quindi ha una connotazione un po' più intrigante, un pochettino più vicino a un certo spirito, un certo complesso di valori. Abbiamo anche azzardato l'assalto alla statale, a Italia-Cina, altre cose di questo tipo. Questo era San Babila, questo punto nero in una galassia rossa, diciamo così, una galassia molto avvelenata, molto incattivita, e se fosse vero quello che ci imputavano, non avevano anche tutte le ragioni, cioè quello che piace. Qui abbiamo dei mostri che mettono le bombe, che fanno i servi dei padroni e si mobilitano contro gli operai. Ero molto affascinato da mio nonno, che faceva parte di un gruppo particolare nella prima guerra mondiale, quelli che preparavano il terreno, gli arditi, queste compagnie della morte che tagliavano gli articolati, quindi ero molto affascinato dalle sue narrazioni. Così. E mio padre ha una tessera di Garibaldino che gli hanno rilasciato a maggio del 45, no? Ma in realtà è un episodio molto particolare, era un ragazzo, gli hanno portato via un compagno un po' più adulto di lui, come renitente alla leva, penso che aveva 15 anni, qualcosa del genere. Sono andati in massa questi compagni di cortile, di gioco, liberarlo, hanno dovuto darsi più o meno la macchia, perché finalmente, e così è finito teoricamente. Poi dopo, finita la guerra, è andato a fare il paracadutista a Pisa, per dire che non è che fosse, però tanto si è ritrovato la testa di partigiano, e penso come di tanti anni. Il secondo marito di mia madre invece era una guardia, moschettiere del Duce, montava la guardia nella Villa Feltrinelli, quindi sentivo un po' le narrazioni del mio padre naturale, quello che chiaramente poi cercava di darsi un tono come cosa, raccontava alcune cose, però questi non hanno avuto nessun tipo di influenza, è stato proprio una cosa occasionale, diciamo così, all'inizio. E devo dire che fino a quando non sono finito in carcere non c'era veramente nulla di profondo, era una fascinazione un po' epidermica, un po' di alcune cose che ballavano, di questi miti di fascisti, ma non c'era niente di veramente sedimentato, di profondo. Io mi faccio una preparazione da autodidatta. Quando sono entrato in carcere, nel periodo carcerale di 11 anni, comincio a fare una lettura critica di tutto e a sviluppare. Quindi questa è la mia storia personale, per quello che può valere, che non è sovrapponibile a quella di altri, per cui possono essere arrivati a ragion veduta dopo aver capito che cos'era e che cosa non era. Quello è il nastro di partenza, il neofascismo, che non è già più fascismo. Il fascismo del ventennio è una cosa, il neofascismo ha tutta la sua evoluzione a partire dal 45 a venire in qua, ed è una cosa differente dal fascismo. Il fascismo, da come l'ho poi concepito io, come l'ho recepito io, è un pluralismo di linee al suo interno, ha matrici socialiste, ha matrici anarchiche, nazionaliste, addirittura repubblicane, monarchiche. Veramente Mussolini funzionava un po' come magnete che teneva insieme tutte queste linee. Infatti le linee culturali, anche la dialettica interna al fascismo, con le varie riviste che furono tante, vedeva in contrapposizione i vari Bottai, Farinacci, piuttosto che i tradizionalisti, i pagani, i cattolici, c'era veramente un fermento, diverse posizioni, cattolici di Papine, altri. E quindi quel fenomeno lì tenne insieme tante tante linee, di questo me ne sono reso conto. Nel neofascismo si è avuto una specie di frantumazione e ognuno rivendica la matrice primigenia, comunque la ortodossia più pura, e quindi abbiamo i Sansepolcristi, abbiamo quelli della Repubblica Sociale, in misura minore forse quelli del ventennio vero e proprio, quello del fascismo istituzionale, quello del fascismo imperiale, il fascismo fatto Stato, no? Che ha una sua
evoluzione ovviamente. Però io progressivamente poi sono, come notorio per tutte le cose, sono andato di là. In questi giorni di prigionia semi-coatta, la lezione di Maurizio Lunelli è di stretta attualità. Qual è la storia di Maurizio, infatti? Un ragazzo di strada che viene coinvolto in un'accusa terrificante, il concorso nell'omicidio del poliziotto Marino nell'incidente di Milano del 73, e che per questo sarà condannato a una pena severa. Si fa quindi 11 anni di carcere, ma decide di trasformare con una rigorosa disciplina che si infligge la detenzione in un'occasione di crescita e di sviluppo culturale umano. Era un ragazzo di strada, diventa uno degli intellettuali più importanti della destra radicale e ancora oggi è un punto di riferimento forte per chiunque, provenendo dall'estrema destra, ha deciso di attraversare, di provare a sfidare il tempo attuale, cercando nuove strade, nuovi percorsi, nuove esperienze. I media ti hanno accusato di essere, di aver infiltrato, se non addirittura nazificato, il Carroccio a partire dagli anni Ottanta e, diciamo, lanciando, uso la terminologia utilizzata dal giornalista Claudio Gatti, che ha ovviamente fatto una sorta di romanzo su questi eventi, di aver lanciato degli, uso questo termine, agenti dormienti all'interno della Lega. Sto parlando di persone come, politici come Mario Borghezio e Gianluca Savoini. Ovviamente il libro, come dicevo prima, è stato molto romanzato. Cosa è successo veramente in quei frangenti? Ma io potrei definire in un termine solo fantapolitica, fantasy, neanche fantapolitica, fantasy lo stato puro. Il percorso mio è molto lineare, molto ben decifrabile, perché esiste una documentazione, loro fanno riferimento a Orion, e chi ha avuto la possibilità di leggere questa rivista si rende ben conto che la mia apertura, il mio posizionarmi era a 360 gradi, nel senso che quello che a me interessava, dopo aver potuto usufruire del tempo concessomi dallo Stato nel cattiverio, di poter studiare, analizzare anche in modo critico l'ambiente di mia provenienza, dove io mi sono formato, io il mio nastro di partenza è risaputo, il nastro di partenza è il neofascismo, io origino lì più che altro con un'adesione istintiva, non ragionata, cioè era possiamo dire un sovversivo istintivo e non a ragion veduta come poi invece lo sono diventato. Però in quel periodo lì ho avuto tempo di studiare, di fare un'analisi critica del movimento dall'ambiente da cui io provenivo, vedendo i punti di forza e i punti deboli. La mia presa di posizione è stata quella di rompere con quella che si può definire l'ortodossia ideologica, cioè questa maschera mortuaria delle idee che occultano il mondo delle idee, che vanno al di là di queste classificazioni. Quindi quando sono uscito dal carcere nel 1984, pochi mesi dopo fondo questa rivista che si chiama Orion, nel momento in cui nasceva anche la Lega era ai primordi. E il primo obiettivo di Orion è stato quello di fare chiarezza sulla questione dell'anticomunismo, in cui c'era una gran confusione, tu dalla destra eleggeva come nemico principale il comunismo, non distinguendolo dal sovietismo, non facendo delle analisi, delle distinzioni tra le varie situazioni, ed era fin dal 1945, con la nascita del Movimento Sociale Italiano, che nasce più che altro per un'implementazione di tipo conservatore e reazionario rispetto a quello che alle altre linee che erano pur presenti nel fascismo, che avevano degli aspetti anche rivoluzionari e progressivi. E quindi la mia prima operazione è stata quella di far intendere che il nemico principale era l'americanismo, con tutto quello che questo contiene, questa parola qui. Questa è stata la prima operazione. E dopodiché, in questo tentativo di andare al di là dell'accerchiamento ideologico, mi sono relazionato con tutte le realtà con cui riuscivo a relazionarmi. A Milano ero riuscito a arrivare anche a parlare in un centro sociale di Primo Moroni, no? Per dirne una. In carcere
mi ero già relazionato e confrontato con gente come Franceschini delle Brigate Rosse. Comunque, al di là di questo, io ho avuto questa possibilità di relazionarmi, e quando sono uscito sono entrato anche in contatto con quella che era la nascente Lega, verso la quale stavano confluendo diverse realtà preesistenti di tipo culturale. Quindi nella Lega entravano gente che proveniva dalla sinistra, gente che proveniva dalla destra, dal Movimento Sociale Italiano e via discorrendo, e tra questi che entravano c'erano persone che davano vita a circoli culturali identitari, che se li chiamavano la tradizione, in questo caso una tradizione più localista, da cui poi viene fuori per esempio riviste come Terra Insum, gruppi come Terra Insum, tanto per citarne uno, ed aveva tutte persone che provenivano da quell'ambiente lì. Ora, dire che l'ho infiltrata io, la Lega, l'ho nazificata da post-nazista, a parte che non sono mai stato nazista, sono stato fascista se vogliamo dire, ma sicuramente non nazista, e distingo tra le due cose in modo categorico, è assurdo. Cioè, se c'è uno che può aver condizionato la Lega provenendo da destra, questo è Giorgetti. Giorgetti nasce in un ambiente del Varesotto, che era centro giovanile, comunità giovanile, quindi viene dal movimento sociale, come altri che sono probabilmente lì. Quello che noi abbiamo fatto è stata quella che è stata anche definita per primi dai francesi un'operazione di gramscismo di destra, cioè praticamente disseminare degli elementi culturali, cercare di attrarre e di implementare queste posizioni che noi trovavamo ottimali, che trovavamo vicine a noi, quindi non c'è stata nessuna infiltrazione. Venendo a Gatti, questo qui ha vissuto 30 anni negli Stati Uniti, aveva già fatto degli articoli mostrificanti nei confronti di due persone che io conosco, che ho frequentato, che sono amiche mie. Michalizzi è stato lui il primo a definirlo il Mardoff della Bocconi, e l'altro era Gian Antonio Valli, che ha risposto poi il nazista alla Vacuveglio, e in cui tutta la Vacuveglio poi i suoi clienti hanno difeso. Nel libro che ho fatto, Fascisti, troverai tanti riferimenti per andare a fondo della questione, anche le 49 lettere che gli ha scritto Valli senza mai ottenere una risposta. Allora Gatti mi telefona all'inizio, nell'inverno, non so se era gennaio o febbraio, io sapevo già tutto. Quando mi ha detto che mi cercavo, è dato pure il mio numero di telefono, e praticamente mi ha tenuto al telefono 2 ore, io non gli ho detto niente, cioè sapevo chi era e io volevo sapere lui dove voleva andare a parlare, e lui stava preparando il libro mostrificante in vista delle elezioni europee per poter massacrare la cosa. Non c'è niente di mio virgolettato nel suo libro, non c'è nulla. E alle risposte che io ho dato smontavano quelle che erano le sue supposizioni. Sì, però quella delle robe, cioè ripeto, dice alcune cose che è evidente, questi contatti vengono citati, però vengono descritti come un romanzo di spionaggio, sembra di leggere veramente un romanzo di Friedrich Forsyth, di Ian Fleming. Lui usa un metodo suggestivo, cioè di usare delle connessioni suggestive, che però in realtà sono, lui conosceva anche questo, che è normale che non si conosca, e solo il fatto che uno conosca un altro o ci abbia fatto le scuole assieme diventa una prova di un complotto. Sì, cioè sono le connessioni. Io potrei, se indagassi su di lui, sono sicuro che lui è venuto in contatto, ha frequentato delle persone poco raccomandabili, come delle persone geniali. Cioè io nell'arco di 30 anni non ho vissuto in un frigorifero, mi sono relazionato e ho incontrato di tutto e di più, ma posso anche dire questo, che mentre ero nel carcere ho conosciuto il fiorfiore della malavita e il più grande criminale della storia italiana. Cioè, a partire da Frank Manino, il braccio destro del bandito Giuliano, voglio dire, allora cosa sono, un mafioso? Ho conosciuto Liggio, a San Vittore, o Messina, il bandito sardo, voglio dire, potrei citarne Turatello, Balanzasca, cosa vuol dire questo? Sei in un gabbio. Allora ho nazificato anche la malavita milanese, perché mi sono relazionato. Hai pubblicato un libro di Enrico Galmozzi e hai nazificato Prima Linea. Sì, il pericolo di Enrico Galmozzi, un altro con cui mi sono relazionato, con Maurizio Costa, che è anche lui di Prima Linea, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Da quando io ho fatto anche questa sfida, perché è un libro sul danunzianesimo, quindi il danunzianesimo visto da sinistra, questo negli primi anni 90 mi pare che è stato pubblicato, e ho avuto dei riscontri e una sua messa a punto di come era al momento
la sua posizione, no? Sostanzialmente lui dice stiamo parlando tra veterani, la guerra è finita, lo interpretava così, quindi i veterani pur avendo combattuto su fronti opposti possono anche relazionarsi, no? Quell'operazione che parte da Gatti, che poi è connessa con quelle successive, di cui ormai avevo il sentore che così sarebbe andata a finire, è un'operazione che aveva solo ed esclusivamente come obiettivo la Lega di Salvini. Quindi avendo la Lega di Salvini bisogna mostrificarla. E mostrificarla come si può fare se non con i nazisti? E quando dici nazisti cosa implica? La Shoah implica i forni crematori, le persecuzioni, la guerra, tutto il peggio del peggio. Cioè, basta quella parola lì, cioè, nazista, post-nazista, nazifica. Ma quale elemento porta di prova? Che cosa che io ho detto, scritto, fatto ha portato su posizioni naziste la Lega? O fasciste, se così vogliamo dire? Cioè i riferimenti alla tradizione? Poi prova della malafede, secondo me, è proprio questo uso della parola chiave post-nazismo per definire molte persone come Alain de Benoist, che non si può certo definire un nazista, perché chiamare Alain de Benoist post-nazista è del ridicolo, secondo me. Anche ai confini del ridicolo, come anche a livello proprio storico, da studioso, come anche chiamare, cioè non è che quello che è nuova destra, esatto, nuova destra, anche fascismo non è nazismo, e poi nuova destra o altre cose, allora se no tutta la destra è nazismo. Sì, che la tesi di Gatto a un certo punto comincia a dire, quando introduce per spiegare la Nouvelle Droite, lui inizia dicendo, la figura di Alain de Benoist e di Robert Stoker, che per me sono cose naziste, e no. Sono dei fior di bibliografie, di studi storici, che c'è una discussione, io stesso ho discusso con degli storici di un certo peso sull'argomento, tutti concordano nel dire che magari vi sono dei riferimenti, qualcuno, ma non si può più parlare di questo di nazismo o di post-nazismo addirittura, che non è un termine che non esiste a livello culturale. Parlare di Maurizio è un piacere, ma non è facile, è un piacere perché è un amico, una persona che stimo. Ma non è facile perché quando incontri un uomo ti spiazza. L'uomo, quando è uomo, è sempre non riducibile ad una definizione, ad una facile cristallizzazione. Per Maurizio non funziona nessun luogo comune, tantomeno il facile luogo comune della persona ruvida, in apparenza e poi simpaticone quando lo conosci di più. Certamente il suo aspetto è quello dell'uomo selvatico e questo già lo rende a me, per me personalmente, più simpatico, in quanto non è certo un aspetto conformista o politicamente corretto. Però nemmeno questo luogo comune funziona, perché quando l'uomo è uomo è una realtà spirituale vivente, per cui certe volte potrebbe anche non bastare una vita per conoscerlo. Certamente ne conosciamo le scelte, la vita, i comportamenti, conosciamo gli effetti dell'essere Maurizio e anche questo possiamo conoscere di più, apprezzare, cercare di capire. Io l'ho conosciuto come editore, come intellettuale, come uomo di cultura e ho trovato una persona veramente preziosa, innanzitutto assolutamente libera, una persona con una libertà mentale, intellettuale, una persona che ama la libertà, la vera libertà, che è quella dell'interiorità, quella che nessuno può toglierti, la libertà che va abitata, va vissuta e da cui si è vissuti giorno dopo giorno, la libertà quale sfida quotidiana, quale scelta di vita. E questo è per un editore, per un uomo, oggi è un dono prezioso da contemplare e prezioso anche da partecipare nell'amicizia. La seconda qualità che amo molto in lui è certamente il suo intuito, la sua capacità di comprendere subito, di arrivare all'essenza delle cose, di adattarsi anche a comprendere situazioni e persone molto diverse fra di loro. Per cui Maurizio è difficile che giudichi secondo delle maschere o che indossi delle maschere. È anche una persona, da un certo punto di vista, di poche parole. E questo è un altro aspetto estremamente affascinante e prezioso, e anche involontariamente educativo, perché quelle poche parole sono parole
importanti, quindi non è certo, l'amicizia con lui va conquistata, non è certo un'amicizia intrattenimento, non è certo un'amicizia alienazione, come ahimè la maggior parte delle casi è questa fenomenologia sociale che viene chiamata amicizia, ma non è nulla in realtà. E certamente quando si diventa amici di Maurizio si entra a far parte di una fraternità spirituale, perché vuol dire che si condivide un sentire che è profondo e questo non può accadere in poco tempo e non è scontato e se accade accade spontaneamente perché deve accadere. La sua capacità di cogliere le opportunità, il kairos, l'opportunità di far pubblicare un libro, di far incontrare una persona con l'altra, non ha uno spirito di possesso, banale, rozzo, come hanno quasi tutti oggi. La nostra società è fondata su uno spirito di possesso bottegaio, meschino. La persona libera, l'uomo libero, l'uomo spirituale. Non considera gli altri come dei manichini o degli oggetti, sta in piedi da solo. Lo stare in piedi da solo è un'altra aura che non si può non percepire quando si incontra, anche solo fisicamente, anche senza parlargli, è Maurizio. Quindi è un onore conoscerlo, spero un giorno di poterlo conoscere ancora di più, capire di più e di diventare suo amico, che già mi sento tale. Ma vorrei esserlo ancora di più perché qui veramente c'è una ricchezza quando si entra in sintonia con persone così libere, così creative, così profonde. Perché la Russia? Che potenzialità vedevate voi all'epoca in quel paese, soprattutto nei comunisti? Perché vi siete rapportati come Orion e con questa realtà, parlando appunto del mondialismo, tra l'altro? La mia prerogativa, la cosa di cui io meno più vanto, è di quando mi improvviso analista, cerco di essere oggettivo, di non essere condizionato dalle ideologie. Quindi cercando di essere veramente obiettivo come analista, vedo le cose in prospettiva. Tant'è vero che ancora più indietro, adesso non mi ricordo in quali circostanze, in quali articoli precisamente, sostenevo che le Brigate Rosse, per esempio, quando ancora parlavano di cuore dello Stato, dicevano una fesseria, perché il potere, quello in Italia, è una mezzadria del vero potere e non esiste un palazzo d'inverno saltando il quale tu hai realizzato la rivoluzione, no? Loro ci arrivarono tardi sulla questione della Sì, Trilateral, del ma CFR e così, mentre noi avevamo più già imperialista delle multinazionali. è lo Stato imperialista delle multinazionali, ma evidentemente non riuscivano ad avere una lettura disincantata di quello che era il potere così come stava venendosi a conformare. E quindi in quel periodo là io ho avuto la capacità, insomma, di prevedere questa situazione, questa evoluzione. È un combattente. L'amicizia e la condivisione delle diverse trincee con Maurizio Murelli nasce nell'89, siamo molto indietro. Lui fu il primo a ragionare, a approfondire il tema del mondialismo, non secondo quelli che sono i parametri o le logiche del complottismo, ma ne individuò e mise a fuoco la realtà per quello che era, cioè questi gruppi di pressione, il Bilderberg, la Trilateral Commission ed altri, queste lobby che hanno delle vere e proprie dinamiche. Non erano i cinque signori col naso curvo che decidono i destini dell'umanità, assolutamente. Questo ci interessò moltissimo e nacque sin da allora una costante collaborazione che prosegue ancora adesso. E lui editava forse nel 91-92 le opere di Dugin sulla geopolitica e quindi la relazione costante tra Maurizio ed Alexander Dugin nel tempo e la relazione costante tra noi, tra me e Maurizio Murelli dall'89 ha prodotto poi questa collaborazione sul piano metapolitico, quindi spaziamo dall'arte alla simbologia antica con questo grande studioso che è Alexander Dugin. Il ragionamento parallelo, o meglio l'osservazione che facevo in parallelo era questa, che a differenza della, dell'amicizia
del sovietismo, quindi io uso sovietismo invece di comunismo, perché il comunismo è una dottrina ben precisa e viene declinata diversamente, quindi abbiamo un comunismo cinese, un socialismo reale, abbiamo il comunismo caraibico che per noi ha molta importanza, perché è quello che poi dopo ha condizionato il 68, il 69, però il punto è questo, che mentre il sovietismo prevalentemente imprigionava fisicamente, ma non era in grado di condizionare le menti, i cervelli, gli spiriti, potevamo andare anche in un gulag, eccetera. L'americanismo, il problema dell'americanismo è che ti zombizza, cioè ti uccide dentro, ti ammazza, quindi ti rende... Il famoso libro, tra l'altro... Con il sistema per uccidere i popoli, cui viene praticamente con William Fay, che è uno di quelli che va al nocciolo della questione, e proprio identifica nell'americanismo quella che è la colonizzazione dell'Europa, quindi di una parte dell'Occidente, attraverso i suoi valori o diciamo pseudovalori, no? E molti si cristallizzano e si infuriano sulla questione dell'Italia come colonia NATO, e a testimonianza di questo parlano delle 115 basi NATO, dell'aderenza alla NATO, però quello, l'aspetto militare è l'aspetto meno velenoso, meno pericoloso rispetto alla conquista di una testa, di una mente, di un'anima, di un condizionamento, così come loro hanno fatto importando qui in Europa i loro valori. La colonizzazione vera è quella più che quella militare, perché quella militare prima o poi tu la puoi anche in qualche maniera eliminare, no? È possibile, ma quando ti riduce a poltiglia un popolo, te lo ha zombizzato, e quindi da qui nasceva da questa osservazione nasceva il fatto che una speranza veniva da est, da ovest. Infatti Orion è la costellazione che sta a oriente, no? Quindi neanche abbiamo usato un'indicazione fino nel 1984 come si usava nella mitologia, nei miti ricorrenti della destra radicale, il nord, la luce del nord, l'iperboreo, eccetera, ma abbiamo dato subito come indicazione l'est, l'oriente dove c'è il sorgere del sole, no? Rispetto all'occidente, dove invece il sole va a morire, è stata proprio una scelta fondante che doveva già segnare dall'inizio, perché chiaramente non l'abbiamo subito messa in chiaro, perché dovevamo affrontare l'ambiente della destra che era condizionato. E allora abbiamo guardato a quella esperienza di con Gorbaciov, identificando subito la sua figura e riservando ai fermenti che erano in quel momento nell'ex Unione Sovietica, nascente Federazione Russa, una possibilità di sviluppo di modello di riferimento. E così poi è stato, perché poi con l'aumento di Putin questo si è effettivamente verificato, e ancora adesso questa cosa è valida. C'è un'intervista che è stata rilasciata per un libro interrogatorio alle destre da Michele Brambilla, giornalista del Corriere della Sera, dove hai intervistato tu e il tuo amico Marco Battarra, e lui diceva, tu no perché so che con tutto quel problema, gli eventi che hanno colpito, che hanno tolto il diritto di voto, non sbaglio, no? No, ma a me ancora prima di essere condannato arrivò una lettera di Agnasi in cui diceva che non ero degno di votare in per questa Repubblica Antifascista e Democratica. Io l'ho considerata una medaglia. E anche quando è uscito dal carcere tutti mi hanno detto fai la riabilitazione per riacquisire i diritti, i diritti civili, quindi tra cui quello di voto. Ho detto non capisco perché io mi debba privare di questa medaglia. Quindi non ho mai chiesto, contrariamente alla gran parte di ex brigatisti, ex combattenti e rivoluzionari che hanno chiesto la riabilitazione, io al momento non posso fare il carabiniere, non posso fare l'ufficiale postale, non posso neanche votare, ma non avrei comunque mai votato a prescindere, per una questione di coerenza non avrei votato. Ecco, in quel contesto il tuo amico Marco, che ricordiamoci ha diretto anche per qualche anno Orion e poi era titolare di questa libreria del Fantastico, oggi lo Spazio Rit, diceva che lui aveva votato Rifondazione Comunista e che nella rivista questa cosa veniva sbandierata, e poco dopo la fine della fase del flirt con le leghe, io l'ho identificata tra il 92 e il 94, addirittura io notavo che voi avete pubblicato comunicati stampa di Rifondazione Comunista,
con tanto di logo, quindi il logo della faccia Martel. Addirittura mi avevi accennato che c'erano dei collaboratori dell'ambiente di rifondazione che si firmavano con pseudonimo per ovvi motivi. Pubblicizzavate nel catalogo interno alla rivista riviste che erano gravitanti attorno alla rifondazione. La mia domanda è questa: eravate diventati nazi maoisti improvvisamente, rossobruni come si suol dire, o addirittura, come vi hanno poi accusato, volevate infiltrarvi lì come nella legge? Allora, per stare sull'estero, come tu sai, noi siamo andati anche a finire in Iran con la questione della rivoluzione islamica comunista, e ci siamo rapportati anche con quegli ambienti lì, e ci sono testimonianze fotografiche e documenti vari, no? Prendo con una battuta, qualche parte io avevo anche invitato a votare Cicciolina. La questione di rifondazione che avevamo in quella fase, perché bisogna sempre contestualizzare nel momento in cui si fanno le cose, nasceva questa rifondazione mentre l'ex partito comunista si avviava sulla strada che l'avrebbe fatto diventare il partito fucsia a servizio del liberismo, del mondialismo, delle banche e di quant'altro, e dove si sono ben guardati a un certo punto di tornare a definire i fascisti come servi dei padroni, perché nel frattempo sono diventati loro i servi non solo dei padroni della Finlandia, ma delle banche, dell'alta finanza e dei veri poteri forti. Rifondazione andava a recuperare una tradizione, tentava, da come la chiamavano, una tradizione comunista che aveva un certo suo interesse, perché distinguendo tra sovietismo e dottrina comunista, all'interno del comunismo, all'interno della dottrina comunista ci sono effettivamente delle cose che rimangono a tutt'oggi valide, se tu riesci a porre la distinzione e andare al di là dell'ideologia di quella famosa maschera mortuaria, no? Come nelle varie declinazioni del comunista. E quindi c'era secondo me nella rifondazione comunista c'era un tentativo di recupero di una dignità, di una tradizione comunista italiana. Noi abbiamo avuto un partito comunista che quanto ha raggiunto? 10, 11, 12 milioni di votanti, no? Quindi voglio dire, se tu ti metti a fare politica e ti impegni per il mutamento, per ricostruire uno stato sociale, oltre che ricostruire una nazione, avere un progetto di sviluppo, non puoi fare come fanno questi qua oggi che dicono che il 34% dei leghisti sono dei trogloditi, degli ignoranti, dei deficienti, condizionati dal web, dai bot, dei burattini della cosa, no? Questo stanno facendo. Allora, siccome quelli che votavano il Partito Comunista prevalentemente in quegli anni là erano, suppongo la maggior parte, erano operai che venivano dalle fabbriche, no? A questi operai che venivano dalle fabbriche e che erano italiani, intanto per cominciare, avevano una percezione del comunismo che non era quella dell'anticomunismo, perché l'anticomunismo si incentra prevalentemente, per quanto riguarda l'Italia, su quello che è accaduto nel momento subito dopo la guerra, non tanto durante la guerra civile con i partigiani, il GAP, eccetera, ma quello che è successo tra il 45 e il 48, perché il triangolo della morte, non solo il triangolo della morte, perché praticamente da quel loro punto di vista dovevano compiere la rivoluzione, dovevano eliminare, eccetera, e hanno fatto le cose che sono notorie. Però al di là di questo non è che i 11, 10, 12 milioni di comunisti avevano una lettura del comunismo. Dice sì, viva il comunismo, perché il comunismo vuol dire gulash, vuol dire triangolo rosso, vuol dire morte, vuol dire sterminio degli ex fascisti, eccetera, eccetera. Avevano una loro. E quindi davanti a questo crollo della tradizione comunista, una formazione che voleva recuperare la parte interessante, la parte condivisibile della storia del comunismo, no? Secondo noi in quel momento lì, più che altro anche tatticamente, oltre a una condivisione di alcuni elementi reali che c'erano dentro nel progetto, ma erano tante prese di posizione che loro avevano, che erano interessanti, e vedevamo come un alleato possibile, tra virgolette, possibile della Lega, come antisistema. Ma con qualche cosa che si opponeva al mondialismo, quindi rafforzare in un panorama squallido in cui c'è gente che deve necessariamente, sente il bisogno di andare a votare, dico, allora piuttosto che no,
se proprio devi andare a votare in questa situazione qui, vai a votare Rifondazione, perché comunque è un elemento di rottura rispetto al potere così come stava venendo avanti, come stava andando implementandosi, come noi le letture che facevamo e prevedevamo quello che sarebbe successo, che poi infatti, ci sono delle copertine di Orio che tracciano proprio quando nessuno parlava di nuovo ordine mondiale che noi denunciamo prima, e facendolo partire dalla prima operazione di Panama e poi dopo l'operazione in Iraq, eccetera, eccetera. Anticipavamo gli eventi. In questo quadro vedevamo questa formazione come un elemento di resistenza al mondialismo che avanzava. Quindi se devi proprio andare a votare, al di là del fatto che c'erano degli elementi condivisibili nella storia del comunismo, no? Perché vediamoci, quando il comunismo, quando Marx elaborano questa teoria, qui c'erano le Finlandie in Inghilterra dove le ragazzine lavoravano 14 ore, 15 ore al giorno, nelle turche c'erano gli spuntoni perché non si addormentassero, c'erano i bambini che venivano usati per andare a scavare nelle miniere, per potessero passare nel budello, e c'erano queste cose qui, quindi nasce una idea, una concezione del comunismo che parte da questi dati di fatti reali che sono lì su, e poi dopo la diagnosi che compie la dottrina marxista è spesso condivisibile, la proposta, la soluzione che offre è spesso non condivisibile dal mio punto di vista, ovviamente, quello che va a proporre, soprattutto là dove elimina l'elemento nazionale, elimina l'identità e i fondamenti di quella che secondo me deve essere una civiltà. Quindi tutto lì, ma appunto questo per dire che noi non stavamo semplicemente sulla questione Lega, stavamo su Rifondazione, stavamo sulla rivoluzione islamica, anche lì la leggevamo in quest'occhio. Io non sono musulmano, non posso esserlo proprio per concezione, visione del mondo, concezione del trascendente e tutto, ma è indubbiamente fin dall'inizio la rivoluzione comunista si presenta come un elemento di contrapposizione all'incipiente mondialismo. Se tu oggi dovessi proprio voler riproporre questo, chiamiamola, voto del meno peggio. Allora, c'è qualche cavallo pazzo che sta galoppando in questo deserto, tipo Rizzo, mi pare. No? Avresti, ma no, ma oggi non è una fase in cui dare consigli di voto, non li darei neanche per la Lega, se è per questo, non è quello. No? Allora, quello che stava accadendo adesso era sempre previsto ed è una insorgenza. Il populismo è un'insorgenza che è a livello planetario, tutte queste manifestazioni da Hong Kong al Cile, agli Stati Uniti, ai gilet gialli in Francia, è una insorgenza perché il nuovo ordine mondiale è arrivato a un suo punto critico che deve tentare di superare, tra l'altro, no? È arrivato a quel punto critico in cui c'è questo rigetto di questo modello da parte di ampie fette di popolazione in tutto il globo, deve superare questa cosa qui, perché il suo obiettivo è una disumanizzazione totale e una creazione di un uomo grigio, senza più punti di riferimento, alto o basso che siano, e si scontra contro questa resistenza che quantomeno appartiene, se non altro, alla componente animale dell'essere umano, cioè un istinto di sopravvivenza della comunità umana in tutte le sue varie delle cose, perché gli stanno cercando di fargli passare come valori delle cose che sono effettivamente aumane o disumane. Quindi i valori che stanno cercando di introdurre, il tipo di società che stanno cercando di formare, in questa fase scontra questa reazione. Ora, devo dire che sinceramente, se devo essere sincero fino in fondo, probabilmente vinceranno loro, non l'insorgenza populista, cioè l'insorgenza populista i populisti avrebbero bisogno adesso di maestri, di elementi capaci di codificare, di stilare una dottrina, che attualmente sono molto scarsi. Noi possiamo contare su De Benoist e Dugin, che tra l'altro non sono neanche italiani. Guarda, avevo visto giusto Nietzsche è morto nel 900, è stato quello che ha teorizzato la morte di Dio, cioè l'avvento del nichilismo, il niente, e quando lo ha teorizzato, quando lo ha annunciato, lui dice, poco prima di morire, quando ancora era lucido, che il nichilismo per potersi realizzare in modo compiuto aveva bisogno di 200 anni, no?
ne sono passati 119, quindi vuol dire che se lui ha visto giusto quello che noi ci aspetta come disgregazione della componente umana, è ancora tutto da vedere, ma vediamo che comunque sta subendo delle accelerazioni, perché se andiamo con la testa a 10 anni fa, non dico tanto, 5 anni fa, e vediamo la condizione del pianeta da un punto di vista delle composizioni sociali, tutto quello che vuoi, è un cambiamento radicale, nel senso è nefasto, che è venuto avanti, e in questa fase c'è questa reazione qua. Alcuni auspicano, più che sperano, che questa insorgenza si trasformi in qualcosa di ben composto, altri sono a metà strada. Io ho i miei dubbi che si potrà evitare il fondo del pozzo, cioè noi dovremo arrivare al fondo quando poi sarà l'avvento del soggetto radicale. Dugin si pone il problema partendo dalla lettura di Cavalcare la tigre, la Evola, in questo libro, peraltro molto pericoloso, per alcuni è stato anche nefasto, come spesso capita, alcuni testi che sono al contempo farmaco e veleno, e quindi se non lo sai usare, non lo sai dosare, quell'elemento diventa velenoso invece che farmaco. Evola, affrontando il tema della modernità, allora quando lo scrisse nel 61 è andato nelle stampe, ti dice che questo mostro è talmente potente che non lo puoi affrontare, l'unica tua possibilità è cavalcarlo, facendolo stancare e sopravvivendo a non essere sbranato, per poi, quando la tigre è stanca, esausta, eccetera, puoi scendere ed affrontarla. Quindi immaginavo un esaurimento della modernità, se non che invece qui noi arriviamo all'avvento della postmodernità, che è ancora più devastante. Cercando di fare un esempio, il soggetto radicale è come una radice, cioè tu immagini un bosco che viene incendiato, non rimane più niente se non le radici più profonde. Queste radici conservano la memoria originaria, saranno loro la cosa, ma queste radici non hanno idea del sole, ma neanche della narrazione della tradizione. Noi contrapponiamo il nostro linguaggio proveniente dalla destra radicale, di tipo evoliano, eccetera, geloniano, parla di tradizione, ma tradizione vuol dire tramandare. Ora, questa narrazione della tradizione avviene tutta nella modernità. C'è un originario che la narrazione tradizionale cerca di salvaguardare e di mantenere, ma la postmodernità, quando avrà divorato tutto, non ci sarà più nemmeno il soggetto che può a chiamare in soccorso la tradizione. È nel sole di mezzanotte, cioè è il paradosso, quando il sole c'è ma no. E quindi sarà quello l'elemento che rinizierà un ciclo. Questo è detto in termini filosofici, è il tema che affronta. Quindi da questo punto di vista, pure Dugin, che è favorevole ai populismi, che ha visto di buon occhio l'alleanza tra 5 Stelle e Lega, dicendo che questa era una bella elaborazione, cioè, in fondo, da un punto di vista del quadro complessivo, non è che va a sostenere che ci si salverà, perché se pone questo tema qui, anche lui, sovranismo, non sovranismo, e lo mette anche in chiaro per quello che riguarda la Russia, no? Nel libro che ho pubblicato suo, Putin contro Putin, lui fa un'analisi disincantata e oggettiva della situazione russa, che lui dice in riferimento a Putin, mentre sul piano internazionale, sul piano geopolitico, molto condivisibile, e le sta azzeccando tutte quelle che sta facendo, sul piano interno è insoddisfacente, è quasi contro se stesso, in contraddizione con quello che lui fa sul piano internazionale, perché non si libera degli veleni, degli elementi nefasti, no? Anche se dice che gli oligarchi non esistono più, poi esistono dei sistemi occidentali, dei meccanismi che lui lascia germogliare nella Russia, mentre dovrebbe essere radicale, spazzare via ogni elemento di tipo occidentale, ritornare alle origini della Santa Madre Russia, le cui regole, i cui confini, il cui quadro, la cui cornice è data dall'ortodossia russa di cui lui è praticante. Al di là di quelli che si impongono come difensori delle ortodossie ideologiche, così come si sono implementate, costruite alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento e poi del Novecento,
questi difensori di queste ortodossie perseverano, rimangono ancorati, girano anche a vuoto, si contraddicono, e c'è chi invece ha una evoluzione, no? Quindi un'evoluzione perché prende contatto con la realtà oggettiva e non si lascia incatenare da un romanticismo ideologico e dire siccome è stato detto questa cosa qui, questa cosa è e vale al di là di quello che sta accadendo nel mondo. Quindi ci si pone a difesa di un cadavere che è quella conformazione ideologica senza rendersi conto che le cose si sono mutate. Allora praticamente lui sostanzialmente dice che in qualche maniera tanto il comunismo che il fascismo hanno fallito il loro obiettivo di contrapposizione al liberismo, il quale invece sopravvive eppure sono andati prima, il discorso che il liberismo nasce prima, il comunismo e il fascismo nascono in opposizione al liberismo, ma per una ragione o per l'altro, perché uno implode, perché l'altro viene sconfitto militarmente, hanno mancato il loro obiettivo principale, cioè abbattere il liberismo, demoliberismo, chiamalo come vuoi, no? Allora, e dice allora bisogna andare oltre intanto leggendo il liberismo per quello che in realtà è, e l'unica speranza a questo punto lui la vede, speranza, quella opportunità la vede nel populismo, per quel che rimane, per quel che riguarda coloro che sono impegnati nel mutamento, vogliono essere impegnati nel mutamento, quelli che erroneamente si dicono quelli impegnati in politica, no? Ma è un po' un errore dire così, perché poi politica sostanzialmente è l'amministrazione dello Stato, l'amministrazione della città, per estensione l'amministrazione dello Stato, quindi per fare politica devi essere governante, no? Quando tu dici da militante faccio politica non è esattamente corretto, tu sei un militante impegnato per il mutamento. Poi questo mutamento c'è chi lo auspica verso un certo tipo di progressione, altri per un recupero di tipo tradizionale, conservatore, un recupero dei valori cassati o messi in discussione o aggrediti. No, sta di fatto che tanto io quanto uno di sinistra, quanto uno un liberale, eccetera, un liberale più per una continuità, ma insomma ci si attiva per un mutamento, per riordinare quello che è lo Stato, le idee, eccetera. E lui vede nell'un andare oltre le ideologie e affidandosi a questa insorgenza una opportunità per vivere in condizioni un po' migliori da quelle che vogliono farci vivere. Ma siamo già con una visione un po' pessimistica, che forse un retaggio di questa lettura ciclica che è tipica del tradizionalismo, perché prima tu, poi lui, vi siete formati sui testi di Evola. No, momento, però dentro Cavalcareativi, dentro questo discorso del tradizionalismo c'è anche ben altro, cioè i cicli non sono mica una roba di 5 anni, sono millenni, cioè non è che il Kali Yuga non è una roba di 50 anni, 100 anni o di secoli, sono 12.000 anni nella cosa, no? Ma diciamo che la cultura tradizionale ti dice anche che tu hai una vocazione e devi rispettare questa convocazione indipendentemente dal risultato, cioè al di là di quello che può essere una sconfitta o una vittoria, tu devi agire conseguenzialmente in coerenza con quella che è la tua natura. E quindi se sei il tuo destino, la tua missione è combattere, non ti deve neanche porre il problema vincerò o non vincerò, devi combattere, punto e pari, combattere l'ingiustizia, avere chiaro che cos'è e qual è il nemico, che è la cosa principale, perché se non lo identifichi il nemico e vai alle crociate e poi ti trovi alleato con il sultano, no? Perché questo capita spesso e volentieri. Allora avere chiaro qual è il vero nemico, qual è l'elemento che sta uccidendo l'umanità, che sta uccidendo i popoli, che li sta abbattendo. Una volta che è chiaro questo, dici vabbè, qui poi andiamo in un discorso di essere tempo, dovremmo andare a scomodare Heidegger, Nietzsche, eccetera, eccetera. Però voglio dire, pacatamente, tranquillamente, io mi riconosco come in mia natura, riconosco la funzione del combattente, della psichiatria, detto in altri termini, e al di là del fatto che vinco o perdo, faccio quello che è conseguenziale. Facendo sempre un esempio, tu vedi
una donna che sta per essere violentata e ci sono quattro energumeni alti 2 metri, muscolosi, che è chiaro che le prenderai. Tu hai 2 scelte, o sei indifferente e scappi o li affronti, no? Questa appartiene alla tua natura. C'è chi vede 4 energumeni, sa che può soccombere, 99 su 100 avrà la peggio e li affronta, e chi si astiene rimane indifferente o vive la situazione e gli scorre tranquillamente. Cioè tu devi fare quello per cui sei vocato, e rispondere alla tua natura profonda. Se la tua natura profonda è il combattente, sei quella del monaco, del... ma anche quella dello psichiatria, sono le due differenze. Ma c'è anche poi quella, lui va addirittura a ripescare l'esempio della Jade, che adesso se tu dici Jade è equiparata, è parata, ma la Jade nell'Islam è la, sono due, la grande Jade e la piccola Jade, la grande guerra santa e la piccola guerra santa. La grande e la piccola guerra santa, che è quella esteriore, fisica, sul terreno, che può essere anche il combattimento, eccetera, ti dà i mezzi per la grande, che è soprattutto quella interiore, che ti porta poi a conquistare il paradiso. Ma questa cosa qua esiste anche nella tradizione europea. Maurizio Murelli, un ricordo in tempore pestis. Video self, Chuck, può essere emblematico parlare di Maurizio in questo tempo di coronavirus, in questo tempore pestis, perché la peste, come vediamo in questi giorni, fa crollare le maschere e mette a nudo l'uomo di fronte a se stesso, svelandone i conflitti e le contraddizioni più profonde, arrivando anche a dissolvere, prima ancora che i corpi, l'organismo sociale. Allora la peste, con la presa di coscienza dell'assurdità dell'attuale meccanismo politico-sociale, quello della finanza e della globalizzazione, deve arrivare a invadere le strade, a sovvertire l'ordine costituito, a creare un mondo nuovo e diverso, in cui sia l'esperienza umana che torna ad essere centrale, portando in sé il seme della rivolta e della liberazione, e anche guarigione, dell'uomo e della società. Certo, restano i tanti appestati, e sono molti, sono tanti, sono quelli abbarbicati agli scranni del potere, senza buboni, dolori, deliri, che si contemplano allo specchio con orgoglio e con espressione disgustata per la malattia e la miseria degli altri, sentendosi crepare di salute, in realtà stanno crepando per la malattia della vita, loro, quelli che si credono sani. A loro forse è più necessaria la cura, di certo amara ma salutare, che da più di 3 decenni Maurizio, con le sue edizioni, i suoi scritti, le sue opere, cerca di somministrarli. Noi ci conoscemmo più di 40 anni fa, per corrispondenza, quando entrambi eravamo detenuti, e ci siamo poi fugacemente incontrati in qualche aula di tribunale, in qualche processo, e fin dall'inizio, pur essendo io uomo senza lettere, ho apprezzato l'impegno culturale di Maurizio. Ho anche collaborato con qualche articolo ad Orion e poi approfittai della sua disponibilità per pubblicare un divertente libello, Confessione per il mio giudice, che fu presentata anche al Salone del Libro di Torino, senza suscitare allora nessuno scandalo, senza alcuna preclusione, né per il nome dell'autore né per quello dell'editore. Altri tempi, forse più sani di questi. Un episodio divertente risale a qualche anno fa. Era andato in licenza al Salone del Cavallo a Cremona e dal ritorno mi fermai a Milano per pranzare insieme a Maurizio. Pubblicammo una foto su Facebook di quella nostra rimpatriata.
che suscitò la reazione rabbiosa e cattiva di un tal Saverio Ferrari, di un sedicente osservatorio democratico, indignato che dei fascisti, dei terroristi, potessero anche stare insieme e brindare. Mi ricordo che lo invitai a non stare a sfogarsi sui social, ma di venire a prendere un caffè con noi. Non ci fu risposta. Peccato. Magari anche lui si sarebbe potuto immunizzare contro la peste dei suoi pregiudizi impotenti e del suo falso perbenismo, visto il suo passato, e avrebbe potuto anche cominciare a vivere un po' meglio. Ti saluto, Maurizio, è sempre in gamba. Invece va a animarti poco dopo la nascita della segreteria Salvini, questa associazione identitaria che si chiama Lombardia Russia. E la mia domanda è questa: quanto di Orion c'è in questa Lombardia Russia? Gianluca Savoini è sicuramente ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, alla fine degli anni Ottanta, era presente nel 1992 alle Stelline quando arrivò Dugin. Abbiamo fatto una cosa, c'era il pubblico, sono venuti tutti i lettori di Orion, quelli che hanno saputo di questa cosa, in cui si parlava prevalentemente, tra le altre cose, di geopolitica, perché c'era la presenza di Carlo Terracciano, si parlava di nichilismo perché c'era Omar Vecchio di cui avevo appena stampato il libro Essenza nichilistica dell'Occidente cristiano, in cui poneva il tema fondamentale, dice: ma perché il nichilismo nasce nell'Occidente cristiano e non in Tibet, per dire, lì sviluppa poi tutta la sua chiave di lettura. Nel pubblico la gente si è autopresentata, come sempre capita, se tu vai a una conferenza e c'è, citami un nome a caso, dimmi un nome di un, so, Cacciari. C'è Cacciari, cosa succede? C'è chi lo conosce. E conosce, c'è chi conosce te e tu conosci Cacciari, ti si avvicina e dice: me lo presenti? E tu lo presenti. Oppure c'è chi va addirittura a presentarsi da solo e dice: io sono Tizio Caio, sto facendo questo, sono nella Lega, sono in Rifondazione, eccetera, e nasce il rapporto di cui tu non hai nessun copyright, non hai nessuna. Loro si sono conosciuti in quella circostanza, da quello che mi risulta, da quello che ricordo, si sono conosciuti in quella circostanza e hanno sviluppato un rapporto tra di loro, indipendentemente da me. Io poi l'ho anche perso di vista per tanti anni, Gianluca Savini, nel senso che, in che senso l'ho perso di vista? Che io ci incontravamo in alcuni locali, alla libreria di Marco, ma lui ha fatto la sua strada, io stavo facendo la mia. Io ho un tipo di impostazione molto particolare, io sono un viandante e ho un percorso da fare con degli obiettivi e delle tappe da conseguire. Tu ti metti al mio fianco su questo percorso? Benissimo, camminiamo assieme. Arriviamo a un bivio e tu vuoi pigliare il sentiero che corre parallelo o va da un'altra parte. Io non ho nessun risentimento. Poi magari tra una vallata e l'altra rimaniamo in comunicazione, ci mandiamo i piccioni o ci ritroviamo al bivacco assieme a mangiare la salsiccia, a bere le vino. Questo come metafora per dire che questa idea per cui se io conosco una persona, poi io questa persona sono il burattinaio, è assurda. Savonini ha fatto una carriera sua dentro la Lega, come segretario di Maroni, come segretario di Salvini. Io Salvini, per esempio, non l'ho mai visto, ma non sono mai neanche fisicamente a un comizio, a una cosa. Mai, mai. Avrei potuto, se a Gianluca Savonini ha detto me lo presenti, probabilmente l'avrei anche conosciuto, ma non mi riguarda, non mi interessa, non ho interesse a conoscere Salvini, ma se fosse come Gatti sarei andato alla Città del Suono perché l'avrei voluto nazificare e spiegargli come si fa a diventare nazisti, a trasformare la Lega in nazismo, no? Quindi io né lui, né Giorgetti, né Maroni, io nessuno, a parte l'unico personaggio di spicco che ho conosciuto, frequentato 30 anni fa, è Borghezio. Tolto lui, io persone di rilievo della nomenclatura, della gerarchia leghista, non ne conosco nessuno, personalmente non ne conosco nessuno. Quindi questa cosa qua non esiste. Allora, noi abbiamo sviluppato delle idee, soprattutto uno dei nostri temi forse è stata la geopolitica, perché l'abbiamo reintrodotta quando la geopolitica era solo nazista, ma era nazista solo per noi, perché in America la studiavano a fondo.
e in Russia ovviamente la studiano a fondo. Ma siccome era stato uno dei pallini del nazionalsocialismo e lì si sono anche stati dei maestri della geopolitica, allora la geopolitica era nazista e tu italiano, tu francese, tu spagnolo, la geopolitica non la puoi maneggiare perché è una roba, è una scienza una pseudoscienza nazista, no? Noi l'abbiamo reintrodotta attraverso la storia, facendo la storia delle origini, come nasce la geopolitica, come avviene la trasformazione dalla geografia alla geopolitica, eccetera, 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 presentato i vari maestri, gli sviluppi e poi fatto applicando, leggendo quello che stava accadendo con la chiave geopolitica, quindi quello che accadeva in Russia, quello che accadeva a Panama, quello che accadeva in Iraq, eccetera. Questa cosa qui è uno dei temi che ha particolarmente affascinato Gianluca Savoini, che lo vedi nei suoi video che ha fatto. Le due cose che lui usa spesso e volentieri sono mondialismo e geopolitica. Questi erano i nostri temi. Ma noi di quei temi lì non abbiamo il copyright, cioè non è che l'abbiamo fatto, altri l'hanno anche sviluppato, forse anche meglio di noi, no? Indubbiamente Salvini è un leader, e un leader è tale quando lo si odia con tutte le proprie forze o lo si adora e qualsiasi cosa Salvini fa va bene, no? Quindi il leader lo riconosci da questo. Sia che si chiami Berlinguer, sia che si chiami Craxi, sia che si chiami Almirante, sia che si chiami Pannella, eccetera. Il leader è tale quando il sentimento nei suoi confronti è proprio spaccato, netto, non c'è una via di mezzo, sì, ma però no, ti odio a sangue, ti amo, è una cosa. Quindi tutta questa cosa che non sposta assolutamente nulla, non fa, anzi, nella percezione di chi lo ama e dice lo stanno perseguitando, gli stanno dicendo delle bugie, rafforzano i fedeli, quelli che già lo odiavano non hanno bisogno di sta rumenta per odiarlo. A me proprio, voglio dire, mi hanno solo fatto un favore, anzi io li devo ringraziare pubblicamente perché ho aumentato la vendita dei libri, i contatti, i rapporti, c'è gente che mi vuole ancora più bene di quanto me ne voleva prima, quella che mi disprezzava continua a disprezzarmi. Quindi. C'è da dire poi anche la cosa che dicevi della percezione che hanno gli elettori della Lega di Putin, che in realtà sarebbero anche contenti. Certo, io con i pochi leghisti con cui ho parlato, ma parlo dei leghisti, non dei votanti, quelli che sono leghisti, che magari fosse vero che Putin c'è, perché Putin è un faro, Putin è un esempio, è un modello, quindi ottengono l'effetto contrario anche da quel, anche in quel settore lì dei fidelizzati russofili, quindi quelli che vedono nella Russia di Putin un modello, perché poi indubbiamente quando Putin ha preso in mano la Russia era uno zerbino, ma voi ve le ricordate la televisione, le file di persone che andavano a prendere il pane, il latte, i mercati che vendevano i beni sulle strade per colonne, una cosa, le macchine che cadevano a pezzi, quella ha preso, la Russia che ha preso in mano Putin. Con la svendita totale, la demolizione degli armamenti e tutto. Guardate che cos'è adesso. Cioè, come fanno i russi a non amare Putin? In montagna c'ero stato da piccolissimo, prima dei 5 anni. Mi ci mandavano in colonia i nonni paterni, a cui era aspettato il destino di allevare un paio di nipoti piuttosto difficili, io e mio fratello, che circostanze crudeli avevano separato dalla madre. Certi momenti suggestivi vissuti nell'infanzia si stampano nella memoria di un fanciullo in modo indelebile, come poi con l'avanzare degli anni non sarà più possibile. Ed è attingendo la mia memoria infantile che ricordo lunghe passeggiate di bimbi incolonnati che, tenendosi per mano a due, attraversavano valli verdissime, cantando lungo strade sterrate mai possedute da pneumatici di automobile. Nell'aria, oltre alle note di canzoni come la Montanara e il rintocco dei campanacci legati al collo dei bovini, l'odore pieno dei pini frammisto a quello dei pascoli, sterco di mucca, erba fresca, terra umida. E ricordo ancora la gioia e l'incanto delle merende nei pressi dei ruscelli, lo stupore dopo il pisolino pomeridiano, quando ancora stesi sull'erba, i nostri occhi di bimbi si aprivano verso le vette spettacolari che con l'avvicinarsi della sera si rivestivano di nubi, talvolta morbide e candide, talaltra elettriche, fredde e minacciose. Poi c'è il discorso dell'ascesi e in montagna ci si può andare per sport, per diletto, per godere di un panorama, ma vi è una dimensione della montagna che può essere in un certo qual senso messa in parallelo con l'arte marziale, nel senso che c'è una dimensione che è puramente fisica, che però introduce
consente un'apertura su una conoscenza del profondo. Questo avviene perché si utilizza il fisico sperimentando il limite, quindi sperimentando la fatica estrema, la paura estrema, la solitudine, lo stesso ripercuotersi anche di immagini e di situazioni reali. Quindi c'è la possibilità di un'apertura sul dominio spirituale eccellente. Evola ha un modo suo particolare di affrontare la montagna, che è quello di prenderla d'assalto fino a un primo sfiancamento, fino a raggiungere una soglia limite delle potenzialità fisiche, dopo le quali subentra una volontà dell'io profondo che consente appunto una conoscenza del sé molto profonda e molto particolare. Questo è il modo di affrontare la montagna alle vette di Evola. Soprattutto, l'ultima cosa, Evola ama sfidare la Morfati e quindi ama prevalentemente le montagne di ghiaccio più che la roccia. Ci sono indubbiamente tanti modi di andare in montagna, ci si va volentieri in gruppo e si riscopre una dimensione della camerateria molto particolare, con delle analogie anche si possono aggiungere anche con delle situazioni simili a quelle che si possono trovare in trincea, in uno stato di belligeranza. Ci sono delle esperienze di montagna che hanno questa dimensione, questa vicinanza in tutti i sensi, fisica, di pericolo, di soccorso, eccetera, eccetera. Esiste poi un andare in montagna che secondo me è quello più proficuo, ed è l'alpinismo solitario. L'alpinismo solitario soprattutto là dove c'è l'orrido. Ora, in quest'epoca dell'età oscura, epoca del nichilismo maturo, dove praticamente ogni possibilità di ricollegarsi al sacro è negata, l'individuo, la persona ha nella montagna una possibilità di ricollegamento con questa dimensione sacrale. Però perché ciò avvenga è indispensabile praticare la montagna in una certa maniera. Ma esiste un'altra possibilità, esiste la possibilità di immettersi in alcune valli e disperdersi, di non sapere dove si è esattamente, di cercare di orientarsi da sé, e quindi nel praticare l'orientamento fisico sul terreno, sul percorso, sull'andare, c'è la possibilità anche di ritrovare una bussola interiore molto particolare. Quindi ci si prova in uno stato di sperdimento che forse può avere delle analogie con il deserto, per esempio. L'11 giugno del 2004, Maurizio Murelli, per il trentennale della morte del filosofo Julius Evola, organizza un'escursione al ghiacciaio dove sono conservate le sue ceneri, alla quale partecipano molti giovani camerati, diversi dei quali senza alcuna esperienza di alpinismo. Questa esperienza è raccontata da Murelli nella sua intervista nel documentario I colori del nero di Ugo Maria Tassinari, storico delle destre radicali e gestore del blog Fascinazione, punto di riferimento per tutta l'area, nonché nella prima esperienza e per ora unica di Murelli come regista e montatore di documentari. Nel 2005 esce, distribuito in DVD dalla società editrice Barbarossa, Julius Evola dalla trincea ad Ada, che racconta i primi anni di vita e di esperienza artistica, filosofica e bellica del filosofo. È composto da interviste originali realizzate dallo stesso Murelli, mescolati con molti materiali d'archivio e colonna sonora di alcune band di area, tra cui gli Z0 Alpha.
incontrai per la prima volta Omar in Val Varaita, nei pressi di Sant'Anna di Bellino. Era il 1985 e partecipava ad un trekking a largo raggio attorno al Monviso della durata di 8 giorni. Eravamo un gruppo di amici, alcuni dei quali avevano una certa dimestichezza con le escursioni di media alta quota. C'erano tra gli altri Enrico, valdostano che oltre ad aver praticato le valli della sua regione aveva fatto esperienze escursionistiche nel deserto saudita, Pierluigi, un abruzzese cui nessun angolo del massiccio del Gran Sasso è noto, Pasquale, un casertano finito per lavoro a Cornè nel profondo nord piemontese, le cui valli aveva preso ad esplorare con sistematicità, e Francesco, saluzzese appassionato di sci nordico e ottimo conoscitore delle vie escursionistiche piemontesi. Poi c'ero io, che solo da poco più di un anno avevo riacquistato un'incompleta libertà, in quanto sorvegliata e che tale sarebbe rimasta per altri 5 anni, dopo oltre un decennio di clausura forzosa. La comitiva camminò per quasi 8 ore passando vicino ai laghetti alpini, attraversando alpeggi da fiaba, sostando nei pressi di ruderi di fortificazioni militari. Alla fine giungemmo ad una casa che in quei giorni ospitava una piccola colonia femminile. I nostri binocoli avevano inquadrato le componenti fin dalla cima dell'ultimo colle scavalcato e subito urla selvagge rimbombarono per la valle. Due focosi componenti la comitiva, che ritenevano obbligatorio manifestare ad ogni costo il proprio irriducibile macismo, fecero volare in aria magliette e borracce precipitandosi lungo la discesa e, coinvolgendo tutti noi in una tipica performance goliardica, guidarono una piccola carica di escursionisti che mettevano in scena la recita del branco di maschi allupati all'assalto del casale. Giunti alla meta, ed esauritesi la sceneggiata, qualcuno di noi si lasciò cadere sul prato o perché esausto o perché dolorante per le piaghe ai piedi. Omar, l'intellettualino, si era invece impossessato di un pallone abbandonato ai piedi della scala d'ingresso e invitò chi ne avesse avuto voglia a fare una partitella. Siccome gli instancabili nel nostro gruppo non mancavano, la partitella, che durò fino a quando la luce lo permise, ebbe luogo sotto lo sguardo perplesso di alcuni religiosi. Erano gli accompagnatori delle fanciulle di altri villeggianti, tra cui alcune anziane signore. Durante la cena, alcune di queste anziane signore mi si avvicinarono chiamandomi Don Maurizio e chiedendomi se ero disposto a confessarle. Non mi ci volle molto per venire a capo di queste curiose richieste. Quelli che per spirito di goliardia si erano dati al ruolo di assatanati del sesso avevano scherzosamente ipotizzato che alcuni del gruppo, per un motivo o per l'altro, potessero esercitare una qualche forma di fascino particolare sul gentil sesso. Nel mio caso sarebbe stato il fascino del coatto, fascino per la verità del tutto invisibile se non ai loro occhi, che ben conoscevano i miei trascorsi. E per tale motivo avevano deciso, su ispirazione di Omar, di mettere in giro la voce che io ero un giovane religioso reduce da 11 anni di clausura, chiamato a svolgere il ruolo di padre spirituale nel tentativo di riportare sulla retta via quella masnada di impenitenti. Così, mentre le fanciulle, anche se non del tutto convinte, si erano limitate a rivolgersi a me con un certo rispetto, alle vecchie pie signore non era parso vero di incontrare in quello sperduto luogo un santo missionario. La notte fu alquanto movimentata. Alcuni, Omar fra questi, si calarono dalle finestre appesi a lenzuoli intrecciati per poter entrare nelle stanze delle ragazze. I normali ingressi erano impossibili da varcare per la sorveglianza esercitata dagli accompagnatori che, avendo durante la cena registrato con preoccupazione le sempre più ardite avance del nostro gruppo, erano entrati in preallarme. Poco dopo, dalla mia finestra potevo osservare un paio di coppie scorrazzare seminude ai margini del bosco, davanti le fanciulle gorgheggianti, dietro i maschietti che roteando le torce elettriche proiettavano futuristici fasci di luce sulle cime degli alberi. L'indomani, pur dopo la notte brava risultata ancor più dispersiva sul piano energetico dal momento che in bianco non era andato solo il sonno, l'intellettualino era in marcia con tutti gli altri. Diversamente dai compagni di Baldoria, non mostrava segni di stanchezza. La sua esuberanza fisica, il suo vitalismo tanto contrastante con le apparenze,
mi sorprese. Questo è un tributo a Omar Vecchio, morto nell'estate del 2000 mentre in Pakistan scalava il Diran Peak, 7266 metri, travolto da un seracco. Aveva 38 anni. Maurizio Murelli gli ha dedicato il libro Cavalcare le vette, nel quale raccoglie gli scritti di Omar e racconta la sua vita e la loro amicizia e collaborazione. L'amico Umberto mi ha chiesto di pronunciare qualche parola per un documentario su Maurizio Murelli. Che dire, se non che Maurizio è un amico di lunghissima data, ci eravamo conosciuti epistolarmente già all'epoca dell'Asinara, poi ci siamo conosciuti personalmente grazie agli amici Fulvio e Francesco all'epoca di quando era a Saluzzo. Credo che Maurizio sia uno dei punti di riferimento della nostra area al quale chiunque di noi debba fare appunto riferimento, perché ha mantenuto un atteggiamento e ha mantenuto una coerenza di militante politico che è difficile trovare non solo nella nostra area ma in assoluto. Tutte le sue iniziative sono state importanti per noi e di questo dobbiamo essergli grati. Io stesso ho collaborato alla sua rivista Orion con alcuni articoli e questi articoli li tengo gelosamente. Non tutte le sue posizioni mi hanno trovato d'accordo, ma quello che c'è di positivo in Maurizio è che è di una tolleranza assoluta ed è senz'altro una delle persone dal punto di vista intellettuale più libere che ho conosciuto. Per quanto riguarda la sua militanza, il suo percorso di militante, di soldato politico, è stato anche di una coerenza assoluta e di un coraggio veramente oltre ogni limite. Credo che sia difficile trovare nel nostro ambiente esempi simili a lui. E niente, quindi tanti auguri Maurizio, perché tu possa continuare la tua attività e siamo convinti che comunque resterai sempre importante per tutti noi. Gli rimprovero il fatto che ho insistito già almeno 50 volte per portarlo ad Aosta a fare una conferenza, non ci sono mai riuscito, ormai mi sto rassegnando, però lo vedo sempre con piacere e lo abbraccio veramente forte forte. Ciao Maurizio, a presto e grazie a Umberto per averci permesso di lasciare questa modesta testimonianza. Ciao. Cosa ne pensi della migrazione, del fenomeno migratori che stiamo vivendo? Io non sono di quelli che non crede a una pianificazione, che dietro questa migrazione, invasione, ci sia un'operazione teleguidata. Intanto il grosso della migrazione che avviene qui non è composto da persone che soffrono la fame in Africa, i poveracci che muoiono di sete, di fame, di stenti, di malattie, là sono e là rimangono. La gran parte di queste persone qui è persone che possono permettersi il viaggio, cioè se è stato calcolato che ci possono volere anche 20-30 mila euro, sanno benissimo che devono transitare dall'inferno libico, quando arrivano qua sono muniti di smartphone, di telefonini eccetera, e non è possibile che in comunicazione quelli che sono già passati non abbiano avvertito questa cosa. Sostanzialmente la gran parte di queste persone qui sono persone che appartengono al ceto medio africano o sono probabilmente artigiani, piccoli imprenditori che vendono quello che hanno e arrivano qua potendosi pagare il viaggio, perché qui c'è l'Eldorado, loro lo vedono nelle televisioni, abbiamo la Cuccarini, abbiamo le veline, abbiamo queste cose qui, le Ferrari, e si sta bene. E quindi lo vedi anche, perché i veri profughi, se tu vai con le immagini storiche di chi ha veramente subito dei maltrattamenti pesanti, no? Kosovo, ex Jugoslavia, i profughi dalmati istriani, gli indiani d'America, in India con gli inglesi, vai a vedere tutte queste fotografie, non arrivano qui alti 2 metri, palestrati, sono usciti dalle palestre. Anche le donne non sono così malmesse, e lo vedi anche nel modo in cui sono curate, nell'abbigliamento. Quindi questa migrazione qui sostanzialmente è una migrazione spontanea, cioè gente che vuole venire a stare meglio di come sta, e che poi trova da quest'altra parte invece un supporto di tipo ideologico, perché va incontro a quella che è l'idea di nazione, di salvaguardia dell'identità nazionale. Ma la cosa che io trovo più aberrante, per esempio, è la difesa che fanno le associazioni tipo l'AMPI,
di questa immigrazione qua. Ma come, tu rivendichi la tradizione di chi si è impegnato in guerra per difendersi dall'invasione, è combattuto, si è andato alle montagne, e plaudi a questi palestrati, ventenni, giovani che scappano dalla guerra invece di combattere nel loro paese per resistere a quello che sta succedendo, e spesso questi che arrivano lasciano là i nonni, le madri, i figli, i nipoti. Come il populismo, siamo davanti a un'insorgenza, qui è un altro tipo di insorgenza di gente che pensa di venire a stare meglio. Dentro questo ovviamente ci sono i casi disperati, ci sono indubbiamente persone che hanno anche sofferto. Adesso sono sparite quasi anche le navi ONG, nel senso che quando c'era Salvini, il ministro degli interni, c'erano tutti i giorni filmati sulle navi, e c'erano di dove stava la nave, di dove andava. Adesso Salvini è fuori, abbiamo il governo delle belle speranze, e quindi sì, si dice che c'è una nave che sta cercando il posto sicuro, ma non se ne parla. Adesso si dice molto che in Italia uno dei grandi problemi è il ritorno del razzismo, della xenofobia. Tu vedi veramente un problema di razzismo, oppure secondo te è più un malessere economico che quindi si trasforma in fastidio per questo arrivo di migranti, che vengono interpretati anche magari per la propaganda politica, non so, come qualcuno che può portarti via il lavoro o può portare caos e problemi? La sinistra in genere ci sta a dire: a livello economico l'Italia ha bisogno di questi migranti, dovremmo addirittura averne di più per far girare l'economia in un certo modo, mentre la destra in genere ci sta a dire sono troppi, creano caos sociale e economicamente non è vero che fanno. Come la vedi? Come sempre in tutte le cose ci vuole un minimo di equilibrio nelle cose che sono un po' vere tutte e un po' false tutte quante queste affermazioni, no? Nel senso che esiste indubbiamente una componente del popolo, della gente che ha una deformazione di tipo razzista, e c'è indubbiamente. È vero che c'è una questione di tipo economico, è vero che praticamente la sinistra subisce una sorta, diciamo, di handicap fin dalle origini, cioè dal dopoguerra. La sinistra, dico sinistra in senso lato, ha identificato in alcune forme della nazione o dello Stato un qualche cosa di esclusivamente matrice fascista. Da qui l'avversione per l'esercito, l'avversione per la nazione, l'avversione per il nazionalismo. Il nazionalismo è stato declinato in diverse maniere, quindi c'è così come anche il patriottismo, cioè declinato anche quello in diverse maniere. Sconta la sua incapacità, la sinistra italiana, diversamente da altre sinistre, di non essere riuscita ad avere una formula di sinistra nazionale, e che quindi tenesse conto di quelle che sono le specifiche e caratteristiche della nazione Italia. Se tu pensi che a Cuba c'è la sinistra, ma a Cuba c'è essenzialmente un fondamento di cambiamento alla patria cubana, ma lo stesso è stato per il Vietnam, lo stesso è stata per la Russia sovietica, e lo stesso è per la Cina. In Italia, e per certi versi anche in Germania e in Francia, invece si è puntati di più sulla questione internazionale, una concezione classista, internazionalista, e si è molto dato di lungo, se così vogliamo dire, della nazione. E venendo in qua, il fenomeno dell'immigrazione. Nell'immigrazione c'è di tutto, c'è praticamente una immigrazione balorda di tipo criminale, c'è, non so se si rendono perfettamente conto di quello che dicono quando sostengono che l'immigrazione dovrebbe assolvere a un problema economico, è quasi un neoschiavismo questo qua, perché come lo risolvono se noi abbiamo disoccupazione? Lo risolvono solo perché questi sono sottopagati. Io ho sentito proprio affermazioni da esponenti di sinistra che dicevano: ma allora chi è che li va a raccogliere i pomodori? E capisci bene che questa è una cosa grave da dire, nel senso che tu hai bisogno degli schiavi per fare questa cosa. Quindi la destra fa un erbo un fascio, quindi tutta l'immigrazione, invasione,
ed è anche indotta per una sostituzione etnica, come dicono loro. In realtà così non è, perché questa migrazione qui è per certi versi spontanea, quindi c'è dentro di tutto in questa storia. C'è uno sfruttamento dal lordoliberismo, del capitalismo, da certa imprenditoria, quindi c'è un interesse ad avere manodopera a basso prezzo, spesso e volentieri in nero, come è stato visto, con sfruttamenti, con delle allocazioni veramente ributtanti e vergognose. C'è poi una componente ideologica, indubbiamente, per cui questa è soprattutto collegata alle ONGN, queste navi qui hanno una motivazione molto ideologica, di una umanità che deve essere liquida, dove non ci devono essere stati, dove non ci devono essere confini, e per cui questi hanno diritto di andare dove come vogliono. Una società aperta, popperiana. Una società diciamo. Aperta di tipo popperiano, che però non può reggere, è utopia, è una cosa che non può reggere, perché nessuna civiltà può resistere. La civiltà è una codificazione e sedimentazione del tempo, assume delle caratteristiche, poi ha una continuità, diventa tradizione, diventa usi e consumi. È un impatto così forte e devastante, ma tanto più in una nazione come l'Italia. Una nazione come l'Italia è molto differenziata, è regionale, è campanilistica, abbiamo una componente che è mediterranea e una componente che è continentale, molto, a parte le grandi città come può essere Milano, Torino, Venezia, Firenze, Roma, eccetera, poi è molto fatta di borghi, di piccole città, e ognuna ha delle caratteristiche, il tutto costituisce un equilibrio molto, molto particolare, che quasi nessun'altra nazione ha, forse anzi nessuna nazione ha, perché anche la Francia sì, delle differenziazioni tra la Normandia, tra la lingua d'oca, l'Occitania, cioè tra la parte mediterranea del sud e la parte del nord, e anche la Germania, tra la Baviera e la Prussia, ci sono un po' una qualche differenza, ma le differenze che abbiamo noi, che costituiscono il nostro patrimonio, la nostra cifra, la cifra Italia, è fatta proprio di queste differenze, dove c'è anche l'orgoglio di questa differenziazione, cioè uno è italiano ma è anche orgoglioso di essere veneto, siciliano, pugliese, sardo, cioè proprio un orgoglio, e addirittura dentro le regioni c'è l'orgoglio di essere milanese piuttosto che monzese, piuttosto che varesino. E ricordo che quando ero in collegio c'erano addirittura le bande che si facevano tra ragazzini, addirittura tra milanesi e varesini, cioè si arrivava a questo estremo della cosa, perché c'è sempre un orgoglio di appartenenza. La nostra civiltà italica è fatta da questa omogeneità di comunità differenziate. È chiaro che una migrazione di questo tipo è devastante, anche perché non è, come molti dicono, sì, ma anche gli italiani sono stati degli immigrati, a parte la differenza di modo di essere immigrati, perché là ci andavi in America col passaporto, dovevi stare poi dopo in quarantena, dovevi avere il lavoro, c'era un bacino che poteva assorbire e aveva lavoro veramente a disposizione, no? Con uno scatolone vuoto. L'America era più grande dell'Italia. Non solo che era più grande, c'era veramente il lavoro, ma oltretutto questa è un'immigrazione in un contesto occidentale, in cui un minimo di affinità c'è, quantomeno da un punto di vista anche religioso, da un punto di vista delle tradizioni, visione, perché in fin dei conti l'America è stata fatta da migranti europei, inglesi, tedeschi, spagnoli, eccetera. E quindi un minimo comune denominatore c'era intento a questo tipo di migrazione, un'immigrazione dentro il contesto occidentale. Qui abbiamo invece un'immigrazione che ha una sua cifra molto caratterizzata, e quindi impatto, non è tanto il colore della pelle, è poi il modo che hanno di rapportarsi, perché se tu per esempio guardi la migrazione filippina, o quella sudamericana, o addirittura quella cinese, non dà fastidio, non urta la popolazione italiana come quella africana, ma non è data dal colore della pelle, perché i cinesi sono caratterizzati, cioè se i filippini e i sudamericani sono poco caratterizzati, virgolette, razzialmente, nei tratti, eccetera, il cinese lo è di brutto, però il cinese non va a impattare sul contesto sociale come la popolazione di origine africana, cioè questa si mette ai margini, i disperati si mettono ai margini, non trovano
quello che loro pensavano quando sono partiti guardando la televisione, pensando che fosse tutto Eldorado, e quindi si trovano dei disperati. In più abbiamo importato la nuova mafia, cioè con la fine della guerra, con la seconda guerra mondiale abbiamo riportato in Italia la mafia che era stata più o meno debellata con Mori, e gli americani hanno pensato bene di avere un supporto in Sicilia, appaltando ai capi mafiosi la possibilità di avere contatti, di avere agibilità sul terreno. E quindi ci siamo importati la mafia nigeriana, che si sta praticamente mappando, per usare un termine così un po' sui generis, l'andrangheta, Cosa Nostra, Camorra e quant'altro, perché è feroce, hanno la loro visione. Quindi abbiamo prostituzione, abbiamo disperazione e in più abbiamo instabilità. La gente, il borghese, tanto disprezzato, però soffre di questa situazione, crea insicurezza. Non c'è stazione d'Italia che non sia un bivacco continuo, capito? Questo la gente lo vede e c'è un rifiuto. Tanto più tu gli dici che non va, tutto va bene, però lo provano sulla loro pelle. Quindi questi reagiscono. Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Maurizio da quasi 40 anni. Durante questo lungo periodo ho apprezzato in particolar modo la lucidità delle sue analisi politiche, che spesso hanno anticipato avvenimenti che sarebbero accaduti in seguito. Anche dal punto di vista della forza d'animo è incredibile, lui è una macchina da guerra, infatti non ha mai piegato la schiena di fronte alla durissima repressione messa in campo dal sistema mondialista nei suoi confronti. Anzi, ha sempre controattaccato senza preoccuparsi delle conseguenze. Un altro punto grandissimo a suo favore è costituito dalle sue attività editoriali. Infatti, grazie alla società editrice Barbarossa prima e poi ad Aga, e soprattutto alla rivista Orion, ci ha messo a disposizione delle armi formidabili dal punto di vista culturale, proiettili di ottima fattura, che ancora adesso danno il loro contributo nella lotta antagonista contro questo sistema che probabilmente crollerà. Non so quando, ma sicuramente crollerà, visto i suoi piedi d'argilla. Un'altra cosa importante di questa rivista, Orion appunto, è costituita dalla ricchezza delle persone che vi hanno partecipato. Ricchezza, chiaramente parlo dal punto di vista etico, dal punto di vista culturale anche. Voglio ricordare tra gli altri, ma sarebbe da citarne decine e decine, Alessandra Colla, Carlo Terracciano, Claudio Mutti, Marco Battarra e tanti altri, come ho detto prima. Per questo voglio dire a Maurizio che lo ringrazio per l'onore che mi ha fatto di concedermi la sua amicizia. Grazie mille, Maurizio Murelli. Secondo te, se l'ambiente del quale tu fai parte, nel quale tu comunque sei anche un intellettuale o un editore di riferimento, se tu lo consideri un ambiente omofobo, antisemita, come la vedi su queste faccende? Beh, intanto credo che non sia neanche corretto parlare di ambiente a riferimento a me, nel senso che io credo addirittura di essere un eretico rispetto a quello che è l'ambiente. Non riconosco il cosiddetto ambiente, io veramente i miei sforzi è proprio ad andare di là di queste categorie, queste categorizzazioni, destra, sinistra, fascismo, comunismo. Questo linguaggio, questa metodologia di ridurre a questi termini qui è strumentale, soprattutto il liberismo se ne serve, no? Per incasellarti, avendo stabilito e avendo definito chi è il mostro e chi non lo è, cioè, non so, voglio dire, gli Stati Uniti hanno buttato 2 bombe atomiche su 2 città civili a guerra finita, tra l'altro, e non hanno mica subito nessun processo di Norimberga o processo di Tokyo. Allora non è che la abbiamo scherzato, no? Non è che i bombardamenti stabiliti prima ancora delle ostilità, i bombardamenti sulle città italiane hanno portato 200.000 morti, cioè proprio scientificamente i bombardamenti sulla popolazione civile, quindi non su obiettivi militari, fossero una cosa che doveva fare. Allora,
si è stabilito che praticamente la democrazia, il neoliberismo è il bene, ciò che non è democrazia occidentale è il male assoluto. Gli Stati Uniti da quando esistono hanno conosciuto solo 4 anni che non sono stati in guerra. Poi loro sono sempre stati in guerra per la democrazia, per portare il bene, per portare i valori del giusto, no? Però sono sempre stati in guerra. Addirittura la bandiera che usano, loro adesso è una bandiera di guerra, perché avevano come il Giappone, avevano 2 bandiere, no? Poi hanno alzato quella lì, la bandiera di guerra l'hanno sempre tenuta. E sono sempre in giro per il mondo per portare la democrazia, il benessere, e vediamo i disastri che hanno combinato. Quindi io mi sottraggo a questa cosa qua, cioè io non ho... Non c'è un ambiente, qui va veramente rifondato tutto, e quindi non appartengo a queste categorie qui, ambiente, area, cioè non ho una colleganza con la Meloni, con Salvini, come qualcuno sostiene, con la Lega, dentro quegli ambienti, ma come in ogni ambiente ci sono delle persone rispettabilissime, lucide, rigorose, autentiche, con cui a me piace relazionarmi, no? E le riscontro dappertutto. Da sempre ho avuto questa tendenza, indipendentemente dalla provenienza o da come una persona si declina. Poi io vado al sodo, vado al fondamento della persona, dell'individuo con cui mi relaziono. Sulla questione dell'omofobia, io per provocazione addirittura con Orion avevo pubblicato delle pubblicazioni che uscivano in Francia, che si chiama Gay France, anche lì sconvolgendo la cosa. Non possiamo essere reazionari. Maurizio Morelli ha affrontato il tema dell'omosessualità scandalizzando me stesso più di 20 anni fa. L'omosessualità è una condizione che nel corso della storia umana è sempre esistita, sappiamo di Sparta, di altre situazioni, sono stati dei personaggi anche di punti di riferimento che a torto o ragione sono stati individuati come omosessuali, come poteva essere Mishima, per dire. Sono indifferente, a volte mi danno fastidio, ma questo non mi porta a pensare di doverli reprimere o di doverli mettere nei campi di concentramento o di doverli far subire una particolare. L'altra cosa era l'antisemitismo. Anche qui siamo davanti a veramente una strumentalizzazione pazzesca della questione. Hanno tentato, il problema di guerra politica, di ritirare in ballo il fascismo e quindi di dare la Lega fascista, per dirle una, no? Poi si è visto che questo non ingrana, un po' perché forse la memoria del fascismo in parte della popolazione non è così disgustosa come vorrebbero far sembrare, perché ti ripeto, poi alla fine in casa tutti hanno avuto il nonno con l'immaginetta del Duce, magari il nonno in camicia nera, e c'è anche una memoria familiare. Poi c'è il fatto che il fascismo parla ancora di sé in giro per le città, cioè tu giri per Milano, vedi il Palazzo di Giustizia, il Guardia, l'ospedale, vedi quello che adesso è il Palazzo dei Sindacati, che era la Camera del Lavoro, vedi le costruzioni, vedi quello che è stato fatto, in più ci sono i filmati, c'è la possibilità di attingere ai documenti di luce, c'è la possibilità di leggere, ci sono storici. Altri possono anche fare un altro tipo di ragionamento, ma se il fascismo è ciò che contraddice lo schifo attuale, vabbè, allora meglio il fascismo, perché succede anche questo. Se vai a parlare con uno terra a terra, dice, vabbè, cioè il fascismo cos'è? La negazione di sta roba qua che stiamo vivendo adesso? Allora mi dico fascista. Siccome non si è riusciti a utilizzare il fascismo come elemento discriminante nel gioco politico, adesso viene in ballo la questione razzismo, l'hanno ripescata. Questa operazione in realtà l'avevano già fatta negli anni scorsi, perché prima di De Felice, che riuscì a dimostrare che almeno fino al 1938, 39, 40 il fascismo aveva il consenso pieno e totale degli italiani, contraddicendo la narrazione della sinistra italiana, per cui era una dittatura spietata, poliziesca, eccetera, eccetera, una cappa di grigia, De Felice sostiene, tra l'altro, nella ricerca finanziata dagli ebrei, quindi diciamo su uno che non doveva, ma è uno storico messo di sparte, infatti non se ne parla molto, ma lui ha fatto questa. Allora è stato lì che hanno ripescato la questione delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei, in quegli anni quando è venuto fuori di Felice. Se vai a leggere le polemiche antifasciste sull'unità, sulle pubblicazioni di sinistra, la questione razziale, la persecuzione degli ebrei non era utilizzata come invece viene utilizzata oggi.
E oggi a maggior ragione viene utilizzata perché non riescono a far funzionare il fascismo come spauracchio, la gente non ci crede, cioè, intanto non ci crede proprio, cioè non crede all'equiparazione Lega, Fratelli d'Italia, fascismo incombente, non ci crede, non lo sente e la vede come una presa in giro, no? Può funzionare di più nella loro ottica la questione del razzismo. Ma per quanto mi riguarda, io non sono mai stato antisemita, tra l'altro i semiti non sono solo gli ebrei, adesso c'è questa equiparazione ebraismo, sionismo, giudaismo con semitismo. Gli ebrei sono una parte dei semiti, non sono solo loro. Quindi anche lessicalmente è una cosa. Che vengono perseguitati in Italia proprio non mi risulta, c'è giro per l'Europa, in Francia, in Germania, ma soprattutto dalle componenti radicali musulmane, c'è un anti Esprimo che tra l'altro viene lì sì coniugato con la questione di Israele, cioè Israele è responsabile della persecuzione dei palestinesi, che, con tutto quello che accade là, e quindi c'è questa, c'è una contrapposizione tra Islam e l'ebraismo molto, molto forte, e lì effettivamente c'è una posizione anti-giudaica o anti-ebraica o anti-sionista, che non è antisemita, perché i musulmani poi, neanche me, sono razzisti, come i musulmani non lo sono fatti, però viene tirata fuori, viene spinta, viene enfatizzata, ogni singolo episodio, anche minimo, il telegiornale te lo enfatizza, te lo spara, poi parla tutto il talk show, e c'è i vari Forbilli, i vari Fazio, ci fanno puntate su questa cosa, e non c'è mai la controparte su questa cosa. Quando c'è la controparte, non c'è mai uno che può contrapporre e richiamare l'attenzione su un aspetto diverso dalla questione, quindi passa solo quella narrazione lì. Quando ti portano la controparte, ti portano il deficiente, no? Quello che usano anche quelli che passano per essere giornalisti di destra, come Del Debbio con la sua trasmissione, e ci gioca con Bauro. Bauro è veramente una macchietta, e più tu lo fai vedere, e più la gente prova disgusto nel corpo di cosa. Poi ti metti Bauro, è uno come il Brasile, questo individuo qua, li metti lì, hai fatto teatro, ma questa non è informazione. Cioè non è che ti mettono un Dugin o un De Benoit o un'altra persona di un certo livello a controbattere una tesi. Fanno questi mestieri qua, oppure usano altre tecniche, che ti fanno il servizio, il filmato. Poi ti prendono un giornalista vagamente di destra, che potrebbe essere di Libero, del Giornale, della Verità, in collegamento esterno, che non può partecipare a dibattito, è sovrastato dai sei che sono in studio dopo una narrazione in cui hanno messo insieme di tutto e di più, cucito la questione di quello che succede nello stadio, quello che succede nella periferia, quello che succede in un'altra parte, e pensano così di condizionare l'opinione pubblica. Oppure trasmissione tipo Report, quella addirittura arriva al punto di confezionare un prodotto e in studio non c'è nessuno che possa controbattere, cioè però te lo sparano lì, qualsiasi sia l'argomento, come hanno fatto anche con me, te lo montano, ti mettono insieme cose che non hanno nessun contesto, nessuna correlazione, e poi te la sparano lì, senza che in studio ci sia uno che dica, ma scusa, forse quella cosa là che tu hai fatto, con quella connessione che tu hai stabilito, non è corretta, potrei dire qualche cosa, potrei obiettare, no, non esiste, capito? Quindi vanno avanti così, ma però io non capisco ancora perché non si pongono la domanda, ma perché non conseguiamo risultati? Cioè mi viene in mente la Botteri all'indomani delle elezioni di Trump, no? In cui è sbottata la notte fonda quando vinceva Trump e dice, ma allora noi giornalisti che cosa serviamo? Che abbiamo fatto tutta questa campagna per dire che Trump era una bestia e che la Clinton invece era il presidente ideale, che cosa serviamo? Cioè era venuta fuori con questo, gli è scappata in... Siamo questo, ma non ingranano più, anche perché i social, questo mare di schifezze, viaggiano anche le informazioni che ti danno la possibilità di farti l'idea tua. Io so che tu non sei neanche cattolico. Neanche cristiano, neanche monoteista. Però mi relaziono bene con cattolici, con musulmani e con qualche ebreo. La società illiberale, diciamo, che a volte spesso Dugin dice, sono per una democrazia illiberale, alla quale voi guardate con simpatia e vorreste costruire, è...
una società, questa volta la preoccupazione delle donne, anche al convegno di Udine a cui ero una donna che ammirava Dugin ha chiesto, però il nostro ruolo delle donne qual è? Non rischiamo di perdere diritti? Cioè è una società nella quale la donna comunque deve stare a casa a prenderci cura dei bambini, proprio un po' questa famiglia patriarcale tradizionale, o questa è una visione forzata, può appartenere a una piccola frangia? È scorretta come impostazione là, perché io tipo credo che ti potrei portare qualche milione andando in giro con la telecamerina a intervistare dei non tradizionalisti ortodossi o cattolici, ma persone che si considerano liberali o atee, che hanno della donna la stessa impostazione, che pensano che la donna debba stare in casa e che debba fare quello che non è necessariamente legato a una visione religiosa, a prescindere dal fatto che non aderisco a quella formula religiosa per quanto mi riguarda, ma non è così. Oltretutto la nostra tradizione indoeuropea prevede addirittura civiltà matriarcali. Dei risultati molto forti ci sono anche in Italia, in Puglia addirittura, no? E c'era questo testo delle madri della virilità olimpica, produttivo anche l'autore, che proprio metteva a nudo che anche nella parte nord dell'Europa esistevano queste posizioni, anche a Roma. Tradizionalmente non è così per quanto riguarda quella che viene chiamata famiglia tradizionale, in realtà è una famiglia che è nata con il sistema borghese, una città rurale, spesso non si sapeva neanche chi erano i figli nelle corti dei contadini, non c'erano quasi neanche matrimoni. Quindi questa qui è stato un mattone di base su cui è stata edificata la società borghese, e ci può stare. A un certo punto tu, quando devi codificare una civiltà, hai bisogno dei materiali di base. Quindi hanno istituzionalizzato la famiglia concependola in una certa maniera, e quell'istituzione ha funzionato, funzionava. Ma non è che tu puoi immaginare una nuova società che debba essere necessariamente così. Tra l'altro i punti di riferimento del cristianesimo sono abbastanza labili da questo punto di vista, perché intanto qualcuno ha fatto osservare che Cristo non si è sposato, le famiglie le ha sfasciate, perché agli apostoli gli dice lasciate la famiglia e ve ne seguitemi, quindi vuol dire questi alla famiglia ce l'avevano, e anche qui come esempio non è molto edificante. Cristo stesso non si sposa, la sua famiglia aveva un padre putativo, cioè voglio dire, anche nel punto di riferimento abbiamo qualche carenza, c'è un po' meno Elisa da questo punto di vista, almeno nei riferimenti proprio cronologici, no? di cronostoria. Per quanto riguarda la nostra tradizione, ma non è così, cioè noi abbiamo sempre avuto una presenza femminile, abbiamo avuto una presenza valorizzata, certo non si concepisce, almeno io non concepisco la svalorizzazione della donna in femminista, nel senso di cercare di andare a sublimare, a imitare le funzioni del maschio, in questo senso ho più una concezione taoista da questo punto di vista, due individui, l'elemento femminile e l'elemento maschile si completano vicendevolmente. Quindi non penso assolutamente che il destino e la funzione della donna sia quella di essere relegata in una casa a fare la cosa. Lì, come per l'uomo, esistono delle vocazioni personali. C'è donne che sono portate ad essere madri e vogliono avere figli, procreare, perché vogliono essere madri, risolvono la loro funzione, per loro scelta, per loro attitudine, per la loro vocazione, non saprei come dirti, nella maternità, e le altre cose passano in secondo piano e in secondo ordine, ma non sullo sfondo. Per altre non prevedono di realizzarsi attraverso la maternità, attraverso l'intellettualità, attraverso l'arte, attraverso la carriera. L'importante è che quando si vada a formulare un nucleo familiare ci sia l'omogeneità tra i due che si mettono assieme, sia chiaro il rapporto che loro vogliono stabilire. Quindi quella è una posizione, che è quella che è stata espressa, come vengono espresse dai cattolici tradizionalisti, una posizione estrema. E fin tanto che, perché quando si dice di me che io sono pagano, vorrei che fosse chiaro, cioè per me il pagano non è, tra l'altro è un
termine che hanno usato i cristiani in senso dispregiativo nei confronti del cultore, della spiritualità e della tradizione, perché a un certo punto il cristianesimo ha occupato le città, le tradizioni sono sopravvissute nelle campagne, da Paolo se ne hanno definiti i pagani, adesso i pagani semmai sono loro che sono, si sono sopravvive il cristianesimo più nelle campagne che nella città, no? Però volevo dire, io quando accetto la definizione di pagano non è perché sono politeista, immagino Giove sulla nuvoletta con in mano le cose o Giove che si fa il cibo. Il punto, la differenza sostanziale è che io sono per un pluralismo divino verso il sacro, cioè, mentre i monoteismi, i tre monoteismi, ti dicono c'è altro Dio di fuori di me, quindi escludono altre vie, anche se adesso soprattutto il cristianesimo in caduta libera cerca di attenuare questa formula qua. Per me tutte le vie al divino sono accettabili, quindi il rapporto che tu hai col sacro, la differenza sostanziale tra il monoteismo e il politeismo è questa. Infatti uno dei monumenti che più gratificano Roma è il Pantheon. Il Pantheon era una costruzione in cui prevedeva un altare per ogni dio conosciuto, addirittura c'era quello per il dio sconosciuto, perché i romani potevano dire ma magari c'è un dio sconosciuto, riserviamo un posto a quello. Poi è arrivato San Paolo e ha detto vi dico io che è il dio sconosciuto, il mio, ha messo, infatti noi chiamiamo cristianesimo, dovremmo chiamarlo paolinismo, perché quella è la religione di Paolo e non quella di Cristo, l'ha costruita Paolo questa cosa. Comunque, a parte queste divagazioni sul tema, io sono per un pluralismo di linee verso sacro, quindi non ho nessuna intolleranza verso nessun tipo di religione. Però, come la cultura romana a cui mi richiamo, poi esiste, non devi andare oltre quella che è la legge imperiale, cioè voglio dire, tu non puoi aggredire con la tua religione la civiltà che ti ospita. D'altra parte, a fare grande il cristianesimo è stata Roma, non è stata viceversa, cioè Roma non è diventata grande per il cristianesimo, Roma preesisteva, era già europea, aveva già preso l'Europa, e quindi non è vero che l'Europa è stata fondata dal cristianesimo, dal Carlomagno, perché eravamo arrivati già dappertutto, e dove arrivavano i romani non imponevano la religione, addirittura il fatto di Cristo stesso, quando Ponzio Pilato si lava le mani, perché dicevano, a me il giudizio su Cristo non compete, è una roba vostra, è il Sinedrio che lo deve giudicare. Addirittura quello che vi riporta il Vangelo, date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio, salvava Cesare, cioè salvava l'impero, salvava l'idea di Stato. Il cattolicesimo, il cristianesimo, il monoteismo invece sono totalitari al loro modo, sono, infatti il cattolicesimo questo implica, no? E sono stati nel corso dei secoli intolleranti tutti i monoteismi. Non lo sono state tutte le altre religioni, infatti molti hanno subito delle conseguenze nell'est, in Giappone, in India, in Sud America, proprio perché non avevano considerato questo totalitarismo religioso, che poi è diventato laico. Le mie carceri. Cristo, quanto è vero che la libertà ha un profumo. Ho quasi 30 anni. Il grande portone di ferro della Castiglia si chiude alle mie spalle. Oltre quel portone e agli altri che ho attraversato sono rimasti 11 anni della mia vita, cioè tutti per intero i miei 20 anni. È aprile. Come era aprile quel lontano 1973, quando diciottenne, ferri ai polsi, varcai il portone delle murate di Firenze. Allora faceva freddo, ma c'era il sole, oggi piove, ma la temperatura è mite. Sento il profumo dei sassi e dell'erba bagnati venirmi su per le narici e toccarmi la memoria. Scendo lungo la stradina acciottolata che dal medievale castello prigione conduce al centro del vecchio borgo piemontese. Un tempo in cima alle colline stavano castelli e templi dedicati agli dei. Ora, su alcune di esse stanno le carceri. Vecchi conventi, castelli medievali e rinascimentali, fortini adattati al luogo di detenzione,
come questo che mi lascio alle spalle per una mezza libertà. La sera alle 22 dovrò farvi ritorno, per poi uscirne alle 7 di mattina. Sono stato assunto come giardiniere in una grande villa sulla collina. 7.000 metri quadri di giardino. Lungo la strada il profumo della libertà ha ora quello del pane appena sfornato, dei salumi appesi in botteghe dalle antiche fattezze, della latteria che vende formaggi stagionati e freschi, prodotti dal piccolo caseificio situato nel retrobottega. Anche di questo è fatta l'antica città del Marchesato di Saluzzo. Di questi profumi avevo perso memoria e persino quello dell'asfalto bagnato che giù, a fine discesa, subentra all'acciottolato, laddove la strada vecchia si fa moderna. Sprofondo all'indietro, nel tempo, viaggiando a cavallo di profumi e odori. La libertà ha profumi antichi e quelli che si sono impressi nella memoria durante l'infanzia e la primissima adolescenza sono i più potenti. Quella mattina di aprile 1973, dopo che il portone della prima prigione si chiude alle mie spalle, sono tranquillo, per niente agitato, e quasi io stesso mi stupisco per tanta imperturbabilità. Altra domanda, volevo chiederti qualche cosa sulla tua concezione di carcere, giustizia, un parere su questa cultura anche molto manettara che abbiamo adesso in Italia, molto giustizialista, che quindi i problemi si risolvono con più carcere, pene più lunghe, più onette per tutti, se invece secondo te, come personalmente io penso, si possono anche proporre alternative al carcere che siano più utili allo Stato, anche alle vittime, più riabilitative. Certo, intanto per cominciare è una cosa assurda, si è privatizzato, si è cercato di rendere utile tutto con il demoliberismo, dalla sanità agli asili, alle scuole, all'università, eccetera. Il sistema penale carcerario rimane un sistema totalmente in perdita, un detenuto può costare 200-250 euro al giorno tra una storia e l'altra, tra il mantenimento in carcere, tra le strutture edilizia, tra quello che costa, quindi è già un controsenso rispetto alla mentalità liberista vigente. No? Noi abbiamo una tradizione di propinare la pena che è essenzialmente vendicativa, oltretutto nel linguaggio passano spesso anche delle parole che sono illuminanti, pentito per esempio, pentito che vuol dire? Pentito è Giuda, è un termine teologico, è un termine religioso, è un termine morale, non è un termine giuridico, no? Pure si parla di pentimento e poi in relazione anche all'ergastolo ostativo, eccetera. Diciamo che per esempio quasi nessuno fa notare che proprio quel mostro di fascismo fu il primo a livello mondiale a introdurre delle condizioni di espiazione della pena alternative. Intanto gli oppositori politici non venivano mandati in Siberia ma venivano mandati al confino, direi pur sempre confino, era una prepotenza e una limitazione della libertà, d'accordo, però ti mandavano a Ponza, ti mandavano a Lerma, ti mandavano di qui e di là e non è che ti mandavano a spalar ghiaccio, tanto è vero che poi molti riuscivano anche a scappare e quelli che non volevano scappare, altri oppositori politici sempre in quel periodo lì, semplicemente quando arrivava Mussolini nella tal città, tu che eri noto come anarco, dice senti tu, quelle due ore che ci sta il Ducione qua, prendi, vai in questura, stai fermo lì, poi torni a casa, c'erano anche questa situazione qui. E poi furono istituite per esempio le colonie agricole dove gli ergastolani non facevano una detenzione da tombati nella cella, ma avevano una cosa. Ora, qui stiamo parlando degli anni 20, degli anni 30, arriviamo adesso a questa situazione. Io ho conosciuto, da dentro ho visto la situazione dei detenuti, c'è veramente una modificazione del soggetto da quando entra, no? Se uno poi entra a 18 anni, ha avuto una condanna a 20 anni, 30 anni, quando ne ha 30 è totalmente, è un'altra persona, allora quindi o tu lo ammazzi subito, la fucili subito, o non puoi dire
che è quella persona che è entrata a 20 anni è la stessa a 30 anni. Ci sono delle modifiche, qualche volta in peggio, qualche volta in meglio. Tra l'altro, questa cosa che tu dicevi del monetarismo, di alzare le pene e vedere solo quelle, nel passato per esempio ha creato dei guai. Faccio un esempio molto facile da capire. Ti beccavano che detenevi una pistola, prendevi 3 anni, 4 anni. Poi questa cosa qui l'hanno portata a 10, a 20. Quando siamo arrivati alla soglia dei 20 anni, uno che mi finiva fermato il posto di blocco diceva: sai che c'è? Io con l'omicidio ne rischio 20. Esattamente come se mi beccano con l'arma, sparo, cerco di andarmene via, no? E questa è una parte della questione. Indubbiamente il discorso della punizione solo ed esclusivamente per via carceraria è improponibile in questa cosa qui, che tra l'altro è comunque sempre una tortura, perché paradossalmente il carcere diventa una tortura, lo era meno nell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Tu oggi un detenuto lo metti in carcere, a parte che con tutte queste leggi premiali per poter conseguire deve adottare un giudicamento che lo forza, non è il conseguimento di un ravvedimento, di un mutamento di test, di morale, ma è perché deve avere il beneficio dei 40 giorni, della semilibertà, del permesso premio, eccetera. In tutto il periodo che sta lì, lui si deve rincoglionire col televisore e vede per televisione le belle donne, le macchine, i soldi attraverso i film, i telefilm, quello per cui lui è finito in carcere e tu sei lì e dici quello che tu volevi, lo vedi qua nel film, diventa una specie di un continuo richiamo a quello che ti è perso. Ah, che bello che te, pure in carcere usano fa, qua ricetta che ci cirina e la compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello che te, pure in carcere usano fa, qua ricetta di ci cirina e la compagna di cella precisa mamma. Abbiamo una legge, una concezione che ci dice la detenzione deve essere finalizzata al recupero del soggetto al contesto sociale, ma stando dentro già ai tempi miei in cui stavo io in carcere, questa strutturazione che rendeva possibile questa cosa qui non c'era. Tra l'altro non c'era nessun tipo di omogeneità tra un carcere e l'altro. Ogni carcere era una repubblica a sé stante, non so come adesso, ma la conduzione, se tu finivi in un carcere piuttosto che in un altro, stavi più o meno bene. Facevo dei carceri dove stavi veramente male e l'arbitrio della direzione era molto elevato. Quindi dipendeva dalla lungimiranza e dalla testa che poteva avere il direttore e a scendere poi dalla parte militare, cioè degli agenti di custodia. Come si può? Intanto io credo che una grossa parte per il lavoro civile possa venire in soccorso. Noi abbiamo l'Italia che veramente ha bisogno di una strutturazione, di un aiuto, di un supporto per il mantenimento dei boschi, dei fiumi, eccetera. Ma tu pensa solo a destinare una parte di questi carceri a funzionare come supporto alla protezione civile. Con tu, noi abbiamo sempre questi problemi dei terremoti, delle alluvioni, eccetera. Se il carcere viene strutturato per i detenuti in modo tale che funzioni da logistica per l'intervento della protezione civile, quindi ti mette a posto i mezzi, le coperte, tutto quello che serve quando c'è una catastrofe. E quindi questo riguarda quei detenuti che non possono essere subito impiegati all'aperto. Un'altra parte la puoi impiegare invece all'aperto per il ripristino del sistema boschivo, del sistema dei fiumi, delle pulizie, eccetera, no? Perché andare in competizione in un periodo come questo, dove c'è tanta disoccupazione, è veramente arduo avere la immissione del detenuto nell'apparato produttivo. Oltretutto il disoccupato che ha rispettato la legge, che non ha trasgredito, che non fa parte della devianza, avrebbe del risentimento. Una parte lo puoi fare, un'altra dice vabbè, ma che devo fare? Devo fare una rapina, devo drogarmi per poi dopo essere immesso in un ciclo produttivo di un qualsiasi tipo? E quindi secondo me ci vuole equilibrio. L'abolizione del carcere tout court non è attuabile in questa fase, in questo tipo di società sicuramente. Può essere impiegato molta di questa popolazione carceraria che in Italia viaggia tra i 60 e i 70 mila, credo che gran parte di questa qui possa veramente avere una ragione e addirittura poter in alcuni casi proporre di essere parzialmente retribuita con lo sconto pena. Hai fatto un danno alla società,
tu ripaghi con il lavoro, io un giorno te lo conto due, te lo conto tre, te lo conto quattro, insomma, per dire una cosa, hai preso 20 anni, stai lavorando, ne pigli 10, ne pigli 10, quindi tu hai lavoro, hai una ragione di vita, vieni seguito da un apparato veramente serio, che attualmente non c'è, perché io quando c'era il criminologo, il sociologo, l'assistente sociale, la cosa, ma non funzionava, perché in realtà questi venivano, avevano più carceri, almeno quel tempo in cui c'ero io, per cui arrivavano una volta a settimana, e tu fai conto il carcere minimo, dove sono stato, aveva un minimo, ci andava dai 200 detenuti da in su. Una psicologa che viene una volta alla settimana a un detenuto deve dedicare un'oretta, se no non risolvi nulla, non neanche riesce a capire con chi hai a che fare. Quindi lì c'è una carenza proprio organica. Non so se anche in questo caso può intervenire un supporto da parte di chi frequenta l'università, per esempio. Cioè, avere sì un responsabile già laureato, già preparato e con tutte le carte in regola per essere un operatore carcerario, ma essere coadiuvato da un certo numero di volontariato, non del tutto digiuno, ma se per esempio io sono uno studente laureato in psicologia e sono già un 2 o 3 anni, posso, e allora il detenuto ha un modo di colloquiare con più persone. Nel frattempo questi universitari si formano a loro volta, vengono a contatto con la realtà nuda e cruda, quindi è un vantaggio anche per loro. Quindi queste sono le cose che obiettivamente e pragmaticamente si possono fare. Le carceri sono due cose, dal mio punto di vista, e se non voglio rappresentare nessuno, parlo per me stesso, che sono allucinanti, sono il 41 bis e l'ergastolo ostativo. 42 bis, è inutile che la stanno a raccontare, è una tortura continuativa e insensata, cioè praticamente ci sono delle condizioni carcerarie per chi subisce il 41 bis che sono delle angherie belle buone, cioè perché non mi puoi venire a dire che mantenere un detenuto in isolamento totale come 0 radario al giorno e al massimo si può vedere con un solo altro detenuto. Questo ti mette al riparo da contaminazione e collegamenti con l'esterno, perché la paura sarebbe quella, perché se tu vuoi sterilizzare anche un gruppo di detenuti, cioè non fare in modo che non abbia contatto e dare a loro la socialità, socializzazione all'interno di una qualsiasi struttura, gliela puoi benissimo dare, possono convivere 10-15 persone, giocare a scacchi, guardarsi il film assieme, discutere, giocare a carte, e invece di mezz'ora d'aria ne puoi dare le 8 che dai anche gli altri, perché tanto l'aria è una gabbia e di lì non scappi e non hai contatti e via discorrendo. Il 41 bis è proprio una vessazione a babbo morto, cioè se tu mi vuoi dire ti torturo come parte integrante della pena, vabbè, d'accordo, questo è la tua modo di pensare, ma se tu me la vuoi sostenere la validità di quello perché reina della situazione, il badalamento, chi per esso può comunicare con l'esterno, se solo li metti in 3 invece di essere da solo nella cella, così è un'assurdità, un po' con sistemi di telecamere, di tutto, non esiste. Tra l'altro l'altra cosa che loro applicano, spesso e volentieri, questo l'ho subito anch'io, è proprio per darti un aggravio di pena e mandarti a 1000 chilometri da dove tu hai la famiglia, perché io sono finito a Potenza, cioè io mi lancio, mia madre, a un certo punto ero a San Gimignano, mi hanno trasferito, che è successo un tentativo di evasione in cui mi hanno colpevolizzato, mi sono trovato e hanno detto che ero a Poggio Reale, prende l'aereo prima a Poggio Reale, infatti avevamo andato a Procida, cioè mi cerca a Procida, ero a Potenza, l'ha fatta girare, e non ha senso, se tu sei di Milano, allora ci sono le carceri penali e le carceri giudiziarie, però tu per i lombardi devi fare un carcere quantomeno regionale per i definitivi, non puoi mandare all'asinare, io ho fatto 1 anno e mezzo di asinare senza colloquio, senza niente, no? 1 anno e mezzo all'altro speciale di culo, ma senza nessun motivo, perché dovevano semplicemente equilibrare, non è che ho fatto nulla per meritare lo speciale. Dovevano mandarci i brigatisti, però mandare i brigatisti solo era troppo brutto, ci hanno mandato anche i fascisti, poi con un pazzo là che si era il direttore Cardullo, che ha fatto una cella di neri, una di rosso, puoi immaginare cosa non è successo là. E quindi adottano queste cose qui che sono un supplemento di pena. L'ergastolo ostativo viene applicato a quelli che non si sarebbero pentiti, e qui torniamo a quello di prima, no scusa, ma io posso ravvedermi, non essere più la persona che ero prima, nel momento che sono entrato, e tu lo puoi considerare e valutare,
però per dimostrare questo dovrei essere anche un delatore o comunque sostenere la tua cosa. Ma può essere che secondo il mio codice etico la delazione è un qualche cosa che non deve essere applicata? Siamo foglie gialle sui rami a primavera. Non siamo caduti in autunno. Il sole che torna tiepido ci coglie mentre baciamo verdi gemme. Appesi a rami in sonno, eccoci mute sentinelle. Né il gelo né il peso della neve ci hanno fatto cadere. Testimoni di un tempo andato alle verdi gemme, annunciamo il tempo che viene. Abbiamo resistito all'inverno affinché venga ancora primavera. Ce ne andremo con la brezza di aprile, cadendo tra i ciliegi in fiore. Passato il testimone, riposeremo su tappeti di margherite, in verdi prati imperlati di rugiada tra i canti delle cicale. Noi siamo foglie gialle. Abbiamo resistito e vegliato nella lunga e gelata notte, preparando la primavera. E se ad attenderci non saranno perle di rugiada e margherite, ma rovi e urtiche, per noi sarà lo stesso.